Allô, 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 allô. Ecco, una cosa. Un cordiale buongiorno amiche e amici arcieri, ci troviamo a Rimini Fiera per il 48esimo campionato italiano indoor, padiglione B5 e D5, stanno cominciando in questo momento gli ottavi di finale e al termine della mattinata, intorno a ora di pranzo, sapremo chi si è guadagnato la finale per il titolo italiano assoluto indoor arco olimpico, sia femminile che maschile. Intanto buongiorno a Gabriele Giovine qui al mio fianco, ciao Gabriele. E buongiorno Guido, buongiorno a tutti, ben ritrovati allora su UArco e su tutti i nostri piattaforme e canali social con cui potrete seguire questa intensa, importante e lunga mattinata che ci consegnerà allora, come hai detto, i campioni italiani assoluti, individuali, per quanto riguarda l'arco olimpico maschile e femminile. E allora, in questo momento, sul campo centrale, come sempre, si stanno svolgendo tutte quante insieme gli ottavi di finale, sia maschili che femminile. Sul campo centrale vediamo la sfida tra Claudia Mandia, atleta delle Fiamme Azzurre, e contro Aiko Rolando, atleta delle Fiamme Oro. Claudia, atleta che è stata titolare ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, Aiko Rolando, atleta della nazionale giovanile, ha già ottenuto dei successi importanti, soprattutto nel tiro di campagna, mi viene da dire, visto che ha vinto un mondiale da junior e anche a livello indoor, e che si propone come essere una delle atlete del futuro della Federazione Italiana Tiro con l'Arco.
Si sono svolte le volée di prova. Nei giorni precedenti abbiamo visto assegnare i titoli assoluti dell'arco nudo giovedì, del compound venerdì e oggi è la giornata conclusiva. Ieri giornata interamente dedicata alle 60 frecce di ranking round, che hanno definito quindi le vittorie di titoli di classe. Le vittorie dei titoli assoluti a squadre che a causa del regolamento Covid non possono svolgersi con gli scontri diretti e quindi i titoli assoluti vengono assegnati in base ai punteggi ottenuti dalle squadre nelle 60 frecce di ranking round. Ed oggi giornata conclusiva appunto con gli scontri diretti individuali. Stiamo partendo dagli ottavi di finale, come abbiamo detto, e vi daremo naturalmente il programma di tutte le sfide. Io sto cercando di vedere, adesso vedremo i vari aggiornamenti. Tanto queste erano le ultimissime frecce della sessione di warm-up, quindi di riscaldamento. Arcieri che torneranno in linea di tiro e saranno pronti per la sfida. Noi andiamo a vedere allora questi abbinamenti per quanto riguarda gli ottavi. Partiamo dall'arco olimpico femminile, il primo l'avete già visto e lo vedremo nel dettaglio, la sfida che oppone Claudia Mandia ad Aiko Rolando. Poi abbiamo la sfida fra Tania Giada Giaccheri e Beatrice Prandini. Elisabetta Mino opposta a Gloria Travasoni. La sfida tra Carla Di Pasquale e Chiara Rebagliati. Tatiana Andreoli opposta a Ginevra Landi. Claudia Compagnucci sfida Chiara Compagno. Elena Tonetta opposta a Laura Baldelli. L'ultima sfida del femminile è quella che vede protagoniste Elena Barranca e Lucilla Boari. Passando al maschile, gli otto match, i migliori 16, Matteo Santi contro Matteo Bilisari, Mattia Rufino Sancataldo opposto a Federico Musolesi, Francesco Poerio Pittera contro Francesco Gregori, David Pasqualucci opposto a Federico Novati, la sfida fra Massimiliano Mandia e Matteo Balsamo, Alberto Micheletti opposto a Matteo Canovai, Marco Morello sfida Yuri Belli e Federico Gargari se la vede con Alessandro Paoli. Questo è allora il programma dagli ottavi. Passeremo poi ai quarti e alle semifinali disputate tutti insieme in contemporanea, per poi lasciare spazio al red carpet, il campo qui centrale, dove nell'ordine assisteremo alla sfida del bronzo femminile, bronzo maschile e poi le due sfide che assegneranno non solo la medaglia d'oro ma il titolo italiano assoluto, quindi la finale per quanto riguarda il femminile e poi la finale al maschile. Si chiuderà poi con la cerimonia di premiazione degli assoluti e poi così sarà concluso anche questo secondo evento federale del 2021, dopo che la scorsa settimana sono stati assegnati anche i titoli indoor per quanto riguarda il pararcieri in quel di Reggio Calabria. Si archivia così anche la stagione indoor per poi lasciare spazio allora all'aperto e all'outdoor. Tutto è pronto allora. Ultime visuali cambiate per iniziare al meglio con le prime frecce che valgono davvero per questo primo girone eliminatorio. Aiko Rolando, la mancina delle fiamme oro sulla sinistra, opposta a Claudia Mandia in forza alle fiamme azzurre. Sfida fra azzurre, ragazze che hanno vestito e vestono regolarmente la maglia della nazionale, ma anche sfida tra corpi militari, e questo è un altro aspetto importantissimo per sostenere i nostri campioni. Tanto hanno rinunciato al tiro immediatamente entrambe le atlete, quindi arriva adesso la prima freccia di Claudia Mandia con un 10, apre così gli scontri. Abbiamo sentito anche nelle interviste dei giorni scorsi quanto questa prima freccia degli scontri sia importante per gli atleti, che sono anche un po' fermi dal punto di vista di scontri eccetera, e quindi evidentemente confermato. Ecco Rolando che prende più tempo della sua avversaria, che va ancora a segno con un altro 10. E poi rompe il ghiaccio. 10 per Rolando. Tanto arrivano già i primi commenti da parte vostra sulle nostre piattaforme, su Uarco, sui canali social, la diretta presente anche su Facebook, l'interazione su Instagram,
E poi il nuovo canale aperto proprio in occasione giovedì di questa prima giornata di un weekend lunghissimo qui a Rimini Fiera, ovvero il nuovo profilo su Twitch della Federazione Italiana Tiro con l'Arco. Cercate Fitarco underscore Uarco, mettete mi piace e seguite anche questa nuova modalità di interazione. Ci mancano solo 4 follower per arrivare a 100, visto che abbiamo appena cominciato. E quindi spero che al termine della giornata superiamo i 100, così ce ne così come ci mancavano 30 like per seguire il nostro canale Uarco. Di Uarco. Intanto si è presa qualche rischio in fatto di secondi Aiko Rolando, ma alla fine mette a segno un 29. Dall'altra parte del suo avversario vediamo dopo i 2-10 un 9 con l'asterisco, quindi dovranno verificare un attimo se quella freccia tocca o meno la riga. A giudicare dall'aggiornamento del punteggio direi di sì, perché è stato assegnato un 2-0, il che vuol dire che con un 30-29 di parziale a questo punto Claudia Mandia conquista il primo set, si porta in vantaggio 2-0, archiviati il sistema cumulativo che venerdì ci ha accompagnato per le sfide del compound. Si ritorna al classico set system, ricordiamo anche la formula da questo punto di vista: gli arcieri tirano 3 frecce, la somma, il punteggio totale più alto assegna dunque la vittoria all'atleta che l'ha messo a segno, che ottiene i 2 punti. In caso di parità viene assegnato un punto a testa a entrambi gli arcieri. Per quanto riguarda le sfide degli assoluti, vince l'arciere che arriva per primo a quota 6 punti. Set, si hanno al massimo 5 set per poter concludere il match. Se al termine si è in parità, cioè sul 5-5, bisogna ricorrere alla freccia di spareggio per allora decretare il vincitore. Allora, il punto più alto decreta il vincitore. In caso di parità, anche in questo caso di stesso punteggio, si procede con la misurazione e quindi in quel caso la freccia più vicina al centro sarà quella di nuovo che assegnerà la vittoria. E allora tutto pronto per cominciare con la seconda volée. Intanto vi leggo gli altri parziali, sempre negli ottavi femminili: Giaccari avanti 2-0 su Prandini, 1-1 tra Travasoni e Mino, 2-0 per Rebagliati su Di Pasquale, 2-0 per Andreoli su Landi, Compagno avanti 2-0 su Compagnucci, e poi abbiamo Tonetta avanti 2-0 su Baldelli e Boari avanti 2-0 su Branca. Per quanto riguarda il maschile, c'è una serie di 1-1: Santi 1-1 con Bilisari, Musolesi 1-1 con Ruffino San Cataldo, 1-1 anche tra Poerio Piterà e Francesco Gregori, 1-1 tra Novati e Pasqualucci. Invece Mandia avanti 2-0 su Balsamo, Canovai avanti 2-0 su Michieletto, 1-1 tra Morello e Belli, e poi Gargari avanti 2-0 su Paoli. Ma noi torniamo alla sfida tra Claudia Mandia e Aiko Rolando. Claudia Mandia è già in mira, riscende. Tanto Valeria Matiello chiedeva a chi deve ringraziare per vedere la sua immagine nella sigla, diciamo, delle dirette di Uarco. Devi ringraziare Ardingo Scarzella, è lui che ha fatto il montaggio. Attesa per entrambe le atlete, che attendono lo scorrere dei secondi prima di cominciare d'altro. Si guardano anche negli occhi, sì, una sfida nella sfida, perché col fatto che Aiko è mancina. Attenzione, una freccia sull'8 per Claudia Mandia. Adesso non può più tanto indugiare Aiko Rolando, sul cronometro ci sono solo più 40 secondi, deve tirare tutte e 3 le frecce. Ancora un'esitazione, rischia ovviamente di nuovo. È una cosa difficilissima, tra l'altro, tenere la trazione, scusatemi,
in quel modo, infatti arriva un 8, ma per forza non poteva sperare di commettere tenere un punteggio maggiore. 15 secondi sul cronometro, ci sono ancora due frecce. Intanto attenzione, un'altra freccia sul 7, sull'8 per la Rolando. Un set a ribasso, e qui forse vince chi fa meno errori, non chi fa i punteggi più alti. Sì, hanno atteso troppo tutte e due, ma ha premiato questa volea, ha premiato Claudia Mandia, che è riuscita a entrare due volte nel giallo. Forza Alberto Micheletto, dai, forza Arcieri Umbri, vai Chiara, siamo con te. Forza Gloria Travasoni. Naturalmente tifo da casa, condividete la diretta di UArco, quella di Facebook, oppure andate sul canale Viola, su Twitch, ecco, vedi, già siamo arrivati a 98 follower, allora ne mancano due per arrivare a 100, fatelo sapere qua. Tanto attendiamo, allora ci sono anche alcune frecce da verificare da parte dei giudici di gara, preziosissimi come sempre nel svolgimento di una competizione. Ecco qui prontamente la telecamera ci fa vedere la verifica da parte di Emiliano Lazzara, mi sembra di aver intravisto che fosse lui il giudice di gara chiamato dagli atleti dell'Olimpico maschile. Mi dai l'occasione per citarli tutti, i giudici di gara qui presenti a Rimini, da Graziano Musolesi, che è il responsabile del gruppo arbitrale, Giorgio Briozzo, Linda Caneva, Fulvio Cantini, Edoardo Corbucci, Piero Dallera, Francesca De Prospo, Patrizia Gervasi, Emiliano Lazzara, Federico Messa De Ferreria, Marco Migliorati, Stefano Murgia, Roberto Peretto, Gabriele Tagliaferri e Antonio Talucci. Sono loro a gestire l'arbitraggio di questi campionati italiani. Abbiamo gli aggiornamenti degli altri punteggi, dovrebbe essere confermato quindi il 4-0 per Claudia Mandia su Aiko Rolando. Poi abbiamo, sempre nel femminile, Giaccheri avanti 4-0 su Prandini, 3-1 per Mino su Travasoni, 4-0 per Rebagliati su Di Pasquale, 4-0 di Andreoli su Landi, 4-0 per Compagno su Compagnucci, 2-2 tra Tonetta e Baldelli, 4-0 per Boari su Branca. Andiamo agli ottavi maschili. Bilisari avanti 3-1 su Santi, Ruffino San Cataldo avanti 3-1 su Musolesi, 3-1 per Puerio Piterà su Francesco Gregori, 3-1 per Novati nei confronti di Pasqualucci, 3-1 per Mandia su Balsamo, 4-0 per Canovai su Micheletto, Morello avanti 3-1 su Belli, e c'è 2-2 tra Paoli e Gargari o Gargari. L'amico Poldo, non ho mai capito come soprannome è Poldo, ma non ho mai capito se era Gargari o Gargari. Gliel'avrò chiesto penso decine di volte in questi anni, ma non ne vengo a capo di questo accento. E allora torniamo in cronaca diretta, vedete inquadrato Pasqualucci, che in questo momento è in svantaggio nei confronti di Novati. 7 match su 4-0, dunque match che potrebbero già chiudersi con questo set. Uno di questi è proprio quello che stiamo vedendo nel dettaglio qui sul campo centrale. Vede in vantaggio Claudio Mandia per 4-0. Intanto l'aviere David Pasqualucci tirato la sua prima freccia, e come da copione Claudio Mandia che non tira ma scende di nuovo sulla prima freccia, e anche la fotocopia. Praticamente non stanno tirando un indoor, stanno tirando un vecchio Fita, in un tempo, adesso 1440 round, ma l'equivalente comunque di 144 frecce. E allora resta questa lunga attesa prima che le due atlete, come dire, si decidano a tirare. Questo è uno degli atleti più giovani che si è guadagnato le eliminatorie.
Tanto un 8 con asterisco per Claudio Mandia, la prima freccia, quindi bisognerà verificare se tocca o no la linea del 9. Questo direi che è un 10 senza ombra di dubbio per l'atleta delle Fiamme Azzurre. Dall'altra parte inizia anche Rolando, abbiamo un 10 e un 9. Ultima chance ovviamente per Aiko Rolando per cercare di tenere aperto questo ottavo di finale con Claudio Mandia, che chiude con un 8, di nuovo non brillantissima risultato di Claudia Mandia. Dovrebbe essere un 9? Ma direi che dall'altra parte tanto ha risolto con un altro 9 Aiko Rolando, che ci sia o meno quell'8 iniziale con asterisco sarebbe 28-26 o 28-27. Questi due punti set sono allora di Aiko Rolando, che riesce nell'impresa di tenere aperta il... per tenere aperto il match. Allora, intanto c'è già un responso. Chiara Compagno, Arcieri Sagittario del Veneto, ha vinto 6-0 su Claudia Compagnucci dell'Arco Club Pontino. C'è anche la vittoria di Chiara Rebagliati, Arcieri Torrevecchia, 6-0 su Carla Di Pasquale del Castenaso Arcieri Team. Vittoria anche per Tania Giada Giaccheri, Aeronautica Militare. È lei che ha ottenuto il miglior punteggio assoluto ieri, 6-0 su Beatrice Prandini, Arcieri Bosco delle Querce. Questi sono i responsi, mentre confermato il 4-2 per Claudia Mandia, Aiko Rolando ha accorciato le distanze. Le altre sfide del femminile vedono Elisabetta Mino 5-1 su Gloria Travasoni, Tatiana Andreoli 4-2 su Ginevra Landi e poi Laura Baldelli avanti 4-2 su Elena Tonetta, Lucilla Boari avanti 4-2 su Elena Branca. Nel maschile 3-3 tra Matteo Santi e Matteo Bilisari, Mattia Ruffino Sancataldo avanti 5-1 su Federico Musolesi, Francesco Puerio Piterà avanti 5-1 su Francesco Gregori, Federico Novati avanti 5-1 su David Pasqualucci, Massimiliano Mandia avanti 4-2 su Matteo Balsamo, poi Matteo Canovai avanti 4-2 su Alberto Micheletto e Marco Morello avanti 5-1 su Yuri Belli e Alessandro Paoli sta pareggiando 3-3 con Federico Gargari. Questa è la situazione fino adesso. E allora intanto inquadrata una protagonista dell'Olimpico femminile, Elisabetta Mino, si è qualificata per questi ottavi, lei che la scorsa settimana ha fatto la doppietta in quella di Reggio Calabria per quanto riguarda i tricolori indoor para con il titolo di classe e il suo personale decimo titolo assoluto, protagonista anche qui a Rimini. Sempre per sottolineare come il tiro con l'arco è davvero senza barriere. Eccola intanto al tiro con la sua prima freccia. Noi possiamo anche indugiare sugli altri Arcieri, sì, perché tanto l'avete capito qual è il trend di inizio della sfida fra Mandia e Rolando, che aspettano un po' prima di entrare nel vivo per poi ridursi agli ultimi secondi. Protagonista sicuramente ai giochi di Tokyo, Elisabetta Mino, tra l'altro all'inizio della scorsa settimana un bell'articolo a firma di Tutto Sport dedicato a lei e a Tatiana Andreoli, dedicato alle donne, alle campionesse, in questo caso piemontesi nello specifico, ma con attenzione anche ovviamente alle loro vite. Ieri l'abbiamo citata Elisabetta Mino, impegnata con il suo lavoro in ospedale a Torino e anche, perché no, con lo sguardo rivolto ai giochi a cinque cerchi.
Tanto iniziato, allora, iniziato entrambe. Un 10 ciascuno, perché un 10 di riga per Lamandia, 10 anche per Aiko Rolando. Ci hanno fatto attendere, ma nel frattempo sono arrivati due 10. Questo è un altro 10 di riga, mi sembra, per Mandia. Mandia, ricordiamo che tira per chiudere così il match sul 6-2, ovviamente. 10 per Aiko Rolando, quindi per ora sono pari. Rolando quantomeno le sta pareggiando le frecce dell'avversaria. No, c'è un 8. Un 8, tra l'altro è, diciamo, la forse terza... un 8 anche per la Rolando? È la terza volée di fila che trova un 8 nella visuale in alto. Claudia Mandia che sceglie questa sequenza di tiro sulle tre targhe. E qui è importante andare a verificare allora quella terza freccia dell'atleta delle Fiamme Oro, perché potrebbe in qualche modo anche consegnare... consegnare anche un vantaggio importante. E si ricorre anche alla verifica da parte del giudice di gara, sì, Francesca c'è... De Prospo, perché è una freccia importante, sicuramente sì, per l'economia del match. Vediamo, potrebbe diventare 4-4 questa sfida. Io intanto vado a vedere già altri 5 match chiusi, altri 6-7, aumentano le vittorie. Elisabetta Mino si impone per 7-1 su Gloria Travasoni. Al femminile vittoria anche per Tatiana Andreoli, 6-2 su Ginevra Landi. E la vittoria di Laura Baldelli, sempre 6-2, su Elena Tonetta. Ancora aperti allora gli altri due match che vedono in vantaggio per 5-3 Lucilla Boari su Elena Branca. E ovviamente attendiamo il responso di questo match, che sembrerebbe sconfermato con un 28 di parziale a testa. Allora un punto set a testa, Claudia Mandia che rimane in vantaggio 5-3. Al maschile, 4 sfide si chiudono. Mattia Ruffino a San Cataldo si impone per 7-1 su Federico Musolesi. 7-1 è anche il punteggio con cui Francesco Poerio Piterà si impone su Francesco Gregori. Massimiliano Mandia batte 6-2 Matteo Balsamo e 7-1 di Marco Morello su Iuri Belli. Farei notare in questo 7-1 tutti i 30 da parte di Marco Morello, che ha chiuso a punteggio pieno. Intanto gli altri match, Federico Gargari. Giusto? Chiedo alla regia Gargari, cosa ci avevano detto. Che ci hanno già segnalato. Sulla prima. Gargari, 5-3 su Alessandro Paoli. Matteo Canovai conduce 5-3 su Alberto Micheletto. 5-3 anche di Federico Novati su Davide Pasqualucci. Manca solo un risultato, almeno io non ce l'ho in quale, grafica. Che io invece c'ho tutto, la sfida dei Mattei, Matteo Santi e Matteo Bilisari. Non arriva questo quarto 71, set. 71-73, forse si può vedere da qua. Un 4-4. Allora hanno pareggiato anche questo quarto set, dove non arriva la tecnologia, arriva lo sguardo lungo sui flipboard posti sotto i bersagli aggiornati a ogni set. Che sguardo! E allora si ricomincia, vediamo un po' se anche in questo caso le due atlete continueranno a rinunciare al tiro. Sappiamo di gente che freme da casa per questo match. Questo è un altro atleta che rinuncia al tiro. Chi era? Lucilla Boari, l'abbiamo beccata lei. La prima freccia tentenna un attimo. Lucilla Boari, che ricordiamo, impegnata nella sfida contro Elena Branca. Eccola qua. Anche lei, atleta delle Fiamme Oro, insieme a Aiko Rolando e Tatiana Andreoli. Lo sguardo glaciale di Lucilla Boari, che non fa mai trapelare troppe emozioni. Intanto arriva la prima freccia di Rolando. Un 10
per mettere pressione ancora di più all'avversario. Attenzione, è la pressione che arriva. Un 8 per la Mandia, quindi adesso è in vantaggio. Intanto abbiamo superato i 102 follower su Twitch. Ah no, adesso sono troppi allora. No, no, non sono mai abbastanza, non sono mai abbastanza. Tanto ricordiamo che a Claudio Mandia potenzialmente basta pareggiare questo quinto e ultimo set per ottenere comunque la vittoria, ma spinge 9 di riga. Spinge sull'acceleratore, direi Aiko Rolando, sì, che 2-10. Vuole trascinarla a questo punto alla freccia di shoot off. Più che altro anche per l'imprecisione un po' dell'atleta delle Fiamme Azzurre, che consegna un po' più agevolmente ad Aiko Rolando la vittoria. Allora potrebbe già esserci subito aria e sentore di shoot off già in questo primo fase eliminatoria degli ottavi di finale. Allora abbiamo scelto anche un match giusto, insomma, da proporvi. Qua, no, vabbè, non per i primi 20 secondi di cronometro. Ecco, se togliamo i primi 20 secondi poi diventa emozionante, perché alla fine Aiko Rolando è riuscita a ribaltare un 1-0-4. Allora, abbiamo dei risultati. Matteo Santi vince 6-4 su Matteo Bilisari. Lucilla Boari vince 7-3 su Elena Branca. Federico Novati vince 6-4 su David Pasqualucci. Matteo Canovai vince 6-4 su Alberto Micheletto. E Federico Gargari batte 7-3 Alessandro Paoli. Questi i responsi mentre ci attende uno shoot-off qui a... sul campo centrale tra Claudia Mandia ed Aiko Rolando. Punteggi confermati, parziale 29-27, che permette così all'atleta piemontese Aiko Rolando di andare allora a giocarsi la freccia di shoot off contro la campana Claudia Mandia. Campana nel senso che della Campania, non era un aggettivo in qualche modo. Tanto vedete il vicepresidente Spigarelli, che adesso sta parlando con il vicepresidente vicario Oscar De Pellegrin e Vittorio Polidori, un altro consigliere federale. Sì, Gigia dice grazie per l'impeccabile organizzazione, dovrebbero sempre essere così tutte le gare. Grande Francesco Puerio, forza Canovai, ci scrivono sul canale Viola. È tutto pronto allora, una sola freccia per stabilire chi accederà ai quarti di finale, potrà proseguire allora per la corsa al titolo italiano assoluto 2021 nell'arco olimpico femminile. La sfida tra Claudia Mandia e Aiko Rolando si gioca su una freccia da, come da regolamento, da tirare nella targa centrale delle tre. E ovviamente anche il sorriso un po' furbetto di Aiko Rolando dimostra che scende dal tiro e rinuncia. Attenzione però ai secondi, qui sono più 20 sul cronometro, e anche Claudia Mandia non è da meno in questo. Aumenta ancora di più la tensione, e attenzione anche ad Aiko Rolando che per due volte rinuncia. Chiude alla fine Claudia Mandia, trova il 10. Adesso quello di Aiko dovrà essere più veloce, più vicino al centro. A occhio, sfruttando le telecamere, direi che la vittoria dovrebbe essere di Claudia Mandia, complice anche un po' il diametro maggiore dell'asta in alluminio rispetto a quello delle aste in carbonio di diametro inferiore dell'atleta delle Fiamme Oro. Anche questo ci permette di fare ragionamenti e riflessioni su quelle che sono le particolarità delle attrezzature utilizzate dai vari atleti, che prediligono una, in questo caso nello specifico, un tipo di freccia piuttosto che l'altro. Alluminio che si presta anche meglio ovviamente alle gare indoor, che meno sono soggette sicuramente a eventuali agenti atmosferici.
che in outdoor invece possono influenzare un po' di più la prestazione. Francesca De Prospo, il giudice di gara, procede ovviamente alla misurazione, dato che il punteggio era paritario, per poi porsi al centro e dichiarare la vittoria. Claudia Mandia avanza ai quarti di finale, si ferma qui dunque la sfida con Aiko Rolando. Noi appena aggiornato questo avremo allora anche l'aggiornamento delle griglie, cioè degli accoppiamenti dei quarti di finale, così andremo a darvene lettura nel tempo che le persone vanno, gli atleti vanno a disporsi nei loro nuovi bersagli per questo nuovo giro di sfide. Allora, abbiamo anche gli aggiornamenti, le nuove griglie, quelle che vedono i protagonisti dei quarti di finale. Partiamo con il femminile. Tania Giada Giaccheri affronterà Claudia Mandia, Elisabetta Amino opposta a Chiara Revagliati, la sfida fra Tatiana Andreoli e Chiara Compagno, e si chiude con l'ultimo match Laura Baldelli opposta a Lucilla Boari. Passando nell'altra metà campo qui di Rimini Fiera, quella dedicata al maschile, Matteo Santi opposto a Mattia Ruffino San Cataldo, Francesco Poerio Piterà affronta Federico Novati, la sfida fra Massimiliano Mandia e Matteo Canovai, e Marco Morello opposto a Federico Gargari. E intanto un piccolo aggiornamento, perché con le telecamere, come in precedenza, qui sul tappeto rosso nel campo centrale andremo a seguire nello specifico la sfida tra Elisabetta Miino, Fiamme Azzurre, e Chiara Rebagliati, Arcieri Torre Vecchia. Questo il focus che avremo per questo turno dei quarti di finale, giusto il tempo perché gli atleti prendano posto sui nuovi paglioni assegnati. E noi allora procederemo subito con le sfide. Allora, abbiamo una Elisabetta Miino che arriva da una stagione indoor davvero importantissima, considerando che ha vinto domenica scorsa, proprio una settimana fa, il campionato italiano indoor para archery, dopo aver ottenuto ottimi punteggi. Dall'altra parte una Chiara Rebagliati, atleta degli arcieri Torre Vecchia, atleta ligure, che sta crescendo sempre di più, atleta che fa parte della nazionale olimpica e che praticamente domani partirà la volta di Porec insieme al gruppo azzurro. Vado a ricordarvi quelli che sono gli atleti che partiranno per la Croazia per il Gran Prix europeo, prima trasferta internazionale
del 2021 in vista di Tokyo. Questo è Federico Gargari che ha vinto il suo match al primo turno. Abbiamo Marco Morello. Allora, ti interrompo solo, Guido, per dare ancora due coordinate e mi riferisco proprio e sfrutto il messaggio di Maura per risultati in tempo reale. Vi abbiamo detto che la gara, ovviamente, potete seguirla su inaseo.net collegandovi al link della gara, quindi dell'evento di questo 48esimo tricolore indoor, ma all'interno trovate un altro link o comunque lo potete raggiungere. Dalla news in home page Fitarco trovate, esatto, risultati in diretta. Info.ianseo.net, info.ianseo.net è il link proprio diretto, direttissimo, per accedere alla pagina e seguire proprio set per set le frecce che noi vi raccontiamo. Su ianseo.net trovate ovviamente l'aggiornamento al termine di ogni eliminatoria, quindi trovate aggiornamento quando avremo concluso i quarti e non trovate invece quelli parziali che vi forniamo noi puntualmente. Quindi info.ianseo.net per godervi lo spettacolo un po' come se foste sulle tribune virtuali qui dei padiglioni B5 e D5 di Rimini Fiera. Scusami se ti ho interrotto, ma il messaggio arrivava al volo e dovevamo sfruttarlo. Un messaggio tra l'altro di Twitch. Allora, per quanto riguarda, stavo dicendo, gli atleti che partiranno, ecco, hanno riscritto dove si trovano i risultati. Andate sulla home page del sito Fitarco, sotto troverete un link con scritto risultati in diretta, cliccate lì e vi si aprono i risultati in diretta, quindi fitarco.it, fitarco-italia.org è uguale. Nella home page c'è una news in home page, cliccate lì dentro e trovate tutti i link utili, la diretta streaming, la fotogallery, tutti i risultati che sarebbe il file complessivo e risultati in diretta che vi aprono proprio i risultati che, delle gare che si stanno disputando in questo momento. Tanto si parte, abbiamo detto che avremmo raccontato nello specifico la sfida di Elisabetta Mino e Chiara Rebagliati. Inizia subito Rebagliati con un 9, Rebagliati sulla sinistra dei teleschermi, sulla destra Elisabetta Mino. Esordisce con un 10. Tanto qui primo piano per una dei protagonisti al maschile, Marco Morello. 10 per Chiara Rebagliati. Nove, direi, la seconda freccia della testa delle fiamme azzurre. E alla fine conclude Chiara Rebagliati con un 10, 29 punti per lei. Vediamo come conclude invece l'atleta piemontese. Direi un 10, potrebbe essere un 29 pari. Viene dato un asterisco su quella seconda freccia centrale di Elisabetta Mino, che allora andrà verificata come sempre ai bersagli, perché già potrebbe in qualche modo influenzare un po' questo esordio di quarto di finale. Se fosse un 9, lo vedete già in grafica, sarebbe parità e quindi un punto a testa, ma infatti con un punto in più che ha Elisabetta Mino potrebbe andare sul 30-29 e quindi invece ribaltare a suo favore il match. Tanto focus sul fase finali del gesto di Massimiliano Max Mandia con la sua terza e ultima freccia. Attendiamo che arrivino allora primi aggiornamenti. Allora, abbiamo tutti i risultati del comparto femminile con Claudia Mandia che conduce 2-0, 30-29 il parziale ai danni di Tania Giada Giaccheri.
2-0 anche per Tatiana Andreoli con un 30-27 su Chiara Compagno. Pareggiano invece 29 pari, quindi 1.7 a testa Laura Baldelli e Lucilla Boari. E intanto attendiamo la verifica di quella, sempre quella freccia dubbia di Elisabetta Mino. Per il maschile Matteo Santi 2-0 su Mattia Ruffino San Cataldo, il 2-0 di Federico Novati su Francesco Poerio Pittera, 30-29 nello specifico il parziale. Pareggiano i conti, un 30 a testa per Massimiliano Mandia e Matteo Canovai, fermo quindi sull'1-1. E allora è confermato anche intanto il punteggio, 29 pari Elisabetta Mino e Chiara Rebagliati, 1-1 nel match. L'ultimo risultato che ci mancava arriva adesso: Marco Morello con un 30-28 di parziale va avanti 2-0 su Federico Gargari. Primo set di questo quarto di finale degli assoluti individuali olimpici femminili e maschili in gara. Ricordiamo che i titoli a squadra sono già stati assoluti, sono già stati assegnati ieri, ma come da regolamento Covid, senza tirare alcuna freccia, ma solamente facendo la somma dei tre migliori punteggi, e dunque quella che sarebbe stata in realtà la griglia per comporre gli scontri è diventata alla fine la ranking finale, la classifica finale. Dieci per Rebagliati, 10 anche per Elisabetta Mino. Un altro 10 per l'atleta ligure. E arriva un altro 10 anche per l'atleta piemontese. Sembrerebbe un 9 l'ultima freccia della Rebagliati. Vediamo come chiude la sua volée Elisabetta Mino. Un altro 10 per Bettamino, chiude con un 30, si porta quindi sul 3-1. Queste sono le altre sfide dei quarti di finale maschili. Vediamo un po' se viene confermato il 3-1, vedremo a breve anche gli altri punteggi. Questo dovrebbe essere il bersaglio di Novati. Intanto sembra confermato il 3-1 in favore di Elisabetta Mino. 30-29 il parziale, 29-29 il primo set. Tanto visto che li abbiamo citati in precedenza, vado al volo a leggere magari i titoli assoluti a squadre
che abbiamo assegnato ieri nell'arco olimpico non specifico maschile, campioni italiani assoluti gli arcieri Juveniglia, De Paoli, Morello e Paoli. Si sono imposti sulla seconda posizione, quindi medaglia d'argento per gli arcieri Decumanus Maximus, e la terza posizione del Mirassoli Città di Opera, rispettivamente Loporto, Micheletti, Paganin per gli arcieri veneti, Gottardini, Pasta, Rufino, San Cataldo per i lombardi. Al femminile invece, titolo italiano per gli arcieri Torre Vecchia, Delrico, Mandia, Rebagliati, che si impongono al secondo posto sugli arcieri Juveniglia, Aloisi, Andreoli, Rolando, e la terza posizione degli arcieri Bosco delle Querce, Bernia, Giaccheri, Prandini. Intanto al 9 di Chiara Rebagliati risponde con un 10 Elisabetta Mino, questo è Matteo Santi, arcieri Montalcino. Chiara Rebagliati, un 10 alla sua seconda freccia. Qui adesso la seconda freccia della Mino sembrerebbe un 9 vicino al 10. Chiara Rebagliati, terza freccia, terzo set, un 9, chiude a 28. Vediamo un po' se Elisabetta Mino riesce con questa freccia a portarsi sul 5-1. È arrivato il 10 della Mino, che vale il 5-1, anche se quel 9 rimanesse tale, della sua seconda freccia sarebbe comunque un 29-28. Non mi sembra ci fossero grandi dubbi sulle frecce della Rebagliati, quindi dovrebbe essere confermato il 5-1. Questo è Mattia Ruffino San Cataldo degli arcieri Città di Opera, se non vado errato. Vedete Max Mandia che scocca la sua freccia. Intanto direi ancora un allungo per l'atleta delle Fiamme Azzurre. Vedete in grafica un provvisorio 29-28, ma addirittura con quella freccia dubbia, la seconda di Elisabetta Mino. Potrebbe che essere 30, esatto, la porterebbe, ma tanto ormai è ininfluente, è già maggiore adesso il suo punteggio, 5-1, a questo punto potrebbe chiudere i giochi agevolmente anche solo pareggiando di fatto il quarto e prossimo set. Anche qui comunque è sempre importante poter chiudere con qualche freccia di anticipo per risparmiarsi energie fisiche e mentali. Intanto ci viene confermato il fatto che il 30. Per la seconda volta è uno score perfetto quello dell'atleta piemontese, ma ci sono dei responsi in altri match. 6-0 per Claudia Mandia su Tania Giaccheri, e c'è anche il 6-0 di Tatiana Andreoli su Chiara Compagno, quindi accedono alle semifinali Tatiana Andreoli e Claudia Mandia con uno score perfetto, 3-30. È stata una gara che se la ricorderà Tania Giaccheri, perché ha fatto 3-29, quindi non una media così scarsa, ma non è servito. 3 volte 30 punti per Claudia Mandia, che la portano sul 6-0. Confermato il 5-1 per Elisabetta Mino su Chiara Rebagliati, mentre Lucilla Boari avanti 4-2 su Laura Baldelli. Quarti maschili, Matteo Santi avanti 5-1 su Mattia Ruffino San Cataldo, e poi ci abbiamo Federico Novati avanti 4-2 su Francesco Poerio Piterà. 5-1 per Massimiliano Mandia su Matteo Canovai, 3-3 tra Marco Morello e Federico Gargari. I fratelli Mandia sono quelli che stanno macinando più 30 in questa sfida. Anche Mandia, Max, è a quota 3-30 di fila, con cui sta tenendo a bada Matteo Canovai, che è riuscito a fare solo un 30 nel primo set. Il fatto di 30 negli scontri, ricordiamo anche... E qui non so se l'avete riconosciuto, ma abbiamo un Marco Gagliazzo che partirà alla volta della Croazia insieme al gruppo azzurro per le gare a 70 metri sulla distanza olimpica. Non ha preso parte al campionato italiano, così come Mauro Nespoli, che
Non so, prima ci ha mandato un paio di messaggi, ma noi lo aspettiamo. Non so se arriverà qui a Rimini o si incontrerà direttamente con il gruppo azzurro, penso a Bologna o a Castenaso, da dove partiranno alla volta di Poreč in Croazia. Si ricomincia con Chiara Ribagliati sul 10. Come diceva Gabriele, potrebbe anche pareggiare il 7 Lamino per portarsi in semifinale, quindi deve assolutamente vincere la Ribagliati questo set. Sembra un 9 la sua seconda freccia. Due nove per Mino. E allora un altro 10, chiude a 29, questo significa che anche un 10 di Elisabetta non sarebbe sufficiente per pareggiare, quindi ottenere quel punto che le serve per accedere alla semifinale. È arrivato il 10, gliene serviva un altro. Questo è Massimiliano Mandia. Per lui freccioni in alluminio, come abbiamo visto in precedenza la sorella Claudia. Tanto attendiamo con altri match, a parte Morello Gargari, gli altri potrebbero già chiudersi. Tanto sfruttiamo l'immagine di Pier di Castenaso tutto attaccato per ringraziare ancora una volta tutti i tanti numerosi volontari che hanno partecipato a questa perfetta, come sempre, macchina organizzativa di questa 48esima edizione dei Tricolori, tra l'altro sotto sicuramente capitanati dalla società dell'Arco Club Riccioni in primis, ma un connubio anche di tante società dell'Emilia Romagna, grazie ovviamente anche al sostegno del Comitato Regionale Emilia Romagna. Ieri abbiamo anche avuto modo di sentire la voce del presidente Lorenzo Bortolamasi, che non ha potuto essere presente. Che ci ha riscritto anche stamattina, quindi ha seguito ore e ore di diretta il presidente Bortolamasi. Intanto per messaggio per Paola Arce, che ci ha scritto, allora le indicazioni su come seguire le volé per volé le abbiamo già date in precedenza, ma noi le ripetiamo senza alcun problema e con voglia. info.ianseo.net è l'indirizzo per andare a seguire live ogni singolo set tirato qui ai padiglioni B5 e D5 di Rimini Fiera. Quindi info.ianseo.net, trovate il link sia dalla pagina di Ianseo ma anche dall'home page del sito federale Fitarco. Allora andiamo a vedere i risultati, che sono conclusi gli altri quarti di finale. Rimangono in piedi solo il match tra Elisabetta Mino e Chiara Ribagliati, 5-3, 5-3 anche per Marco Morello su Federico Gargari. Gli altri sono tutti decisi, sì. Lucilla Boari ha vinto 6-2 su Laura Baldelli e accede in semifinale. Matteo Santi ha vinto 7-1 su Mattia Ruffino San Cataldo e accede anche lui in semifinale. E poi vittoria di Federico Novati, 6-2 su Francesco Puerio Piterà, anche Federico Novati in semifinale. L'altra semifinale, Massimiliano Mandia, che vince 6-2 su Matteo Canovai. E quindi rimangono aperti due match, di fatto uno ve lo stiamo raccontando e l'altro noi. È quello che vede protagonisti Marco Morello, che conduce in questo momento 5-3 su Federico Gargari. Uno al maschile, uno al femminile. Si attende che il campo sia pronto e ultimato per poter
procedere. Dicevo prima, anche tanti volontari fuori di Regione Emilia-Romagna che sono arrivati da altre società e da altre parti d'Italia. Eccola qua l'altra sfida. Per sostenere e partecipare a questo evento, come è un consueto, visto anche la lunga linea di tiro e l'impegno che bisognava mettere in campo per gestire al meglio i 132 paglioni utilizzati in alcune fasi di qualifica e poi per gli scontri. Intanto il via per procedere con questo quinto e tra l'altro ultimo set, quindi l'ultima chance per Chiara e Bagliati aggiudicarsi il set, portare così alle frecce di spareggio il match, anche stessa situazione per Federico Gargari. Rimane invariato il fatto che sia Elisabetta Mino che Marco Morello, a loro è sufficiente pareggiare i conti nel set per chiudere 6-4. Però adesso è avanti la Rebagliati, perché un 9 per Mino alla prima freccia, questo è un 9 per Rebagliati, quindi un 9 e un 10. Vediamo la seconda freccia di Elisabetta, che cerca di trovare tutta la concentrazione che serve per non farsi sfuggire questa occasione. È un 9 largo a destra. A questo punto la Rebagliati ha la possibilità con questa freccia di portarsi sul 5-5. E direi che l'ha fatto. È un 10, giusto? E quindi sì. Esattamente come prima. 10-9-10, 29 punti per la Rebagliati. Vediamo se Elisabetta chiude di nuovo a 28 come ha fatto nella volée precedente. E infatti arriva al 10, che però non è sufficiente, permette di arrivare allo shoot-off, permette lo spareggio a Chiara Rebagliati. E allora in questo caso avete anche visto che l'atleta in questione, Elisabetta Mino, non lascia la linea di tiro ma si affida al suo agent, diciamo così, Gianfranco Miceli, che va a raccogliere le frecce e segnare ovviamente i punti per lei, demandato in caso ovviamente di accompagnatore di un atleta paralimpico, pararceli nel poterlo fare. E questo invece che vedete è il match tra Federico Gargari e Marco Morello. Spareggio anche di qua. Esatto. Allora, doppio shoot off. Anche lì 30-29. Ah no, chiedo scusa, 30-29 è tra Morello e Gargari, mentre era 29-28 tra Rebagliati e Mino, quindi si va allo spareggio. Gli ultimi finalisti dunque si decideranno solamente con le frecce di spareggio. Tanto ovviamente è necessario sostituire le targhe, deve essere una targa pulita quella su cui tirare lo spareggio. E allora adesso tiro singolo decisivo per comporre il tabellone dei semifinalisti. In pratica Massimiliano Mandia andrà ad affrontare il vincitore tra Marco Morello e Federico Gargari, mentre Claudia Mandia affronterà la vincitrice tra il match di Chiara Rebagliati e Elisabetta Mino. Ancora qualche secondo di attesa.
Si riparte la freccia di spareggio, allora un 9 per Chiara Rebagliati, può in qualche modo migliorare allora il punteggio con un 10 Elisabetta Mino. Dall'altra parte già tirate le due frecce al maschile, andremo poi a cercare di capire subito il responso. E un 9 anche per Elisabetta, attenzione, attenzione, sembrano qua anche vicini, abbastanza alla stessa distanza, se, quindi se, sarà necessario se. Qui invece... Forse... sembrerebbe un 10 forse di Marco Morello, un 9 quello di Federico Gargari, lo ipotizziamo, ma, lo ipotizziamo, ma con i nostri occhi a parabola, ecco, noi stiamo sfruttando le stesse immagini che vedete voi, questo però no, sono no, telecamere no, che ci confermano il non fosse 10 altro di Morello che secondo il... me nettamente. Allora vince Marco Morello su Federico Gargari, semifinale Marco Morello, Massimiliano Mandia, Aeronautica contro Fiamme Azzurre. Qua invece si va di misurazione, secondo me, giusto? Sì. Si misura, vedete, attenzione, di si misura. Che poi va al centro e di pochi millimetri, Chiara Rebagliati a spuntarla. Chiara Rebagliati su Elisabetta Mino. E allora accede alla semifinale contro Claudia Mandia, Chiara Rebagliati, Arcieri Torrevecchia. Mentre Bettamino delle Fiamme Azzurre ha avuto per due volte la possibilità di portarsi a casa il match, non è riuscita a sfruttare l'occasione e Chiara Rebagliati è stata molto brava a riportarsi in gara fino a guadagnarsi questo shoot-off. Entrambe non hanno centrato il 10, quindi è stata necessaria una misurazione. Per dirimere il dubbio su quale freccia fosse più vicina al centro del bersaglio. Quindi a questo punto avremo qua sul campo centrale, vedremo la sfida tra Max Mandia e Marco Morello, se non sbaglio. Intanto si preparano anche nei nuovi bersagli gli altri, le altre coppie. Al maschile l'altra sfida è quella che oppone Matteo Santi a Federico Novati. Per quanto riguarda il femminile, sfida tra Claudia Mandia e la appena vincitrice Chiara Rebagliati e poi Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, il derby dunque delle Fiamme Oro. Chi vince ottiene un posto per la finale, chi perde avrà chance per giocarsi il bronzo. E allora telecamera che ci porta anche sul dietro le quinte della macchina organizzativa lato team Ianseo e Fitarco, chi vi permette di godervi lo spettacolo da casa sia per quanto riguarda il live streaming ma anche per i risultati in tempo reale insieme allo staff Fitarco. Si stanno preparando i... E allora intanto ci siamo anche noi, eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti. Belli mascherati. Tanto sai che non sono andato a vedere di quante decine di migliaia di unità sono aumentati i nostri follower su Twitch. Bene, siamo arrivati a 104 follower, veramente a grandi passi verso il milione di follower. Guarda, mi aggancio e così occupiamo magari qualche frazione di secondo, perché Twitch nasce anche come piattaforma tanto dedicata ai videogames, ai gamers, coloro che giocano e ripropongono. Lo uso come spunto per carpire qualche cosa di un articolo che è uscito anche recentemente che lega il tiro con l'arco agli sport. E-sport, scritto e-sport, non gli sport, ok? E-sport, mannaggia, che poi non si capisce. Perché c'è qualche possibilità, c'è... Allora, intanto c'è questa situazione che il CONI ha demandato a, diciamo, un gruppo di dirigenti che appunto già vivono nel mondo CONI di creare quella che sarebbe una federazione italiana degli e-sport che verrebbe quindi inglobata
all'interno delle federazioni sportive nazionali, proprio perché? Perché il CIO ha già dato un riconoscimento agli e-sport, quindi siccome il Comitato Olimpico Internazionale li ha già inseriti tra le discipline sportive, naturalmente mettendo tutta una serie di paletti, è chiaro che, non lo so, vi faccio un esempio, io ho partecipato a questa riunione che hanno fatto appunto i dirigenti della Federazione eSport Italiana, diciamo ho partecipato come FITARCO, come Federazione Tiro con l'Arco, e loro dicevano naturalmente noi seguiremo quelle che sono le indicazioni del CIO, le indicazioni del CIO sono ammetteremo un tot di competizioni, di giochi, non altri, per esempio i famosi sparatutto dove si ammazzano le persone, quelli non possono far parte delle cose, ma tutti quelli che sono dei giochi che riproducono degli sport, allora quelli possono essere considerati tali. Ora ci sono federazioni internazionali che hanno già fatto un discorso molto avanzato come il calcio, il basket, la pallavolo, perché naturalmente sanno che c'è la possibilità di attrarre tanti giovani e tante persone, e altri sport che stanno cominciando. Il tiro con l'arco è uno di quegli sport che già esiste, per esempio, per altri invece devono essere inventati. Ed esiste quella che può essere considerata una simulazione, perché a Losanna hanno provato proprio casco, arco, eccetera, che può essere utilizzato in qualche maniera anche come simulatore per chi ha difficoltà, che ne so, d'inverno a gareggiare sulle lunghe distanze o qualcosa del genere. Quindi diciamo si stanno aprendo delle porte, è ancora tutto in fase conoscitiva, quindi non possiamo ancora dire nulla di definitivo. Torniamo in cronaca. In quel mondo penso anche al MotoGP e Formula 1, esatto, che anche l'anno scorso, esatto, a campionati fermi per il Covid avevano già organizzato i tornei tra i piloti. I simulatori, esattamente, utilizzano i simulatori. E allora, andiamo in cronaca diretta. Questa è la sfida tra Matteo Santi e Federico Novati. Mentre sul campo centrale abbiamo Max Mandia e Marco Morello. Eccolo Morello, aeronautica militare in mira. Questa invece è Claudia Mandia con Chiara Rebagliati. È una sfida tra per l'angolo del gossip abbiamo Claudia Mandia e Max Mandia, che sono fratello e sorella, mentre Marco Morello è il fidanzato di Chiara Rebagliati, quindi un incrocio tra... Allora, qui ci sono 2-10 e un 9, non so se ho visto bene, sinceramente. No, forse erano 3-10 quelli di Marco Morello, tutti e tre di riga, sì, uno quello era di riga. Ci sono adesso 2-10 per Mandia, vediamo l'ultima freccia. Mattia che, pardon, Mandia che era reduce da 3.30 un 29 nel turno precedente dei quarti, aveva sporcato con un 9 finale, lo trova anche qui nella sua terza, quindi sì, 29. Dovrebbe... Questo dovrebbe essere un 30 quello di Morello. Cioè la freccia secondo me è quella più in basso che forse potrebbe dare adito a potrebbe, qualche... Però secondo me tocca la riga per quel poco che sono riuscito a vedere, mi sembra che tocchi la riga, quindi dovrebbe infatti essere un 30. La grafica ci dice già, ci diceva già 30, però sì, insomma sì. Verificheremo adesso ai bersagli. Qui sembrano 3-10. Intanto dopo le fiamme azzurre, fiamme oro, adesso con Marco Morello un'altra divisa di una forza militare che è quella dell'aeronautica militare, a sottolineare ancora una volta quanto sempre più forte il connubio tra forze armate e la Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Credo che come divisa manchi solo più quella della Marina Militare, indossata da altri nostri atleti, e insomma questa testimonianza anche dei buoni risultati ottenuti dai nostri azzurri che hanno così potuto entrare nei gruppi sportivi militari.
Punteggio intanto confermato, il 30 di Marco Morello gli permette di conquistare il primo set, portarsi sul 2-0, solo, tra virgolette, 29 per Massimiliano Mandia. Intanto gli altri risultati vedono perfetta parità fra Claudio Mandia e Chiara Rebagliati, entrambe a segno con il 30, 29 pari tra Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, quindi 1-1 nel match, Matteo Santi in vantaggio 2-0 su Federico Novati. Eccoli qua, proprio appena citati, anche loro un mancino e un destro, quindi sfida nella sfida anche di sguardi. Questo è Marco Morello pronto a tirare la sua prima freccia del secondo set. Stiamo assistendo a una serie di rinunce anche quando cambiamo l'immagine, sono già tre consecutive. In questo caso Max Mandia attende direttamente. 10 per Morello. Tirato la sua freccia Matteo Santi. Un altro 10 per Morello. Nove per Mandia. Terza freccia per Marco Morello. Questo è un 10 per Mandia. Questo è invece il match tra Matteo Santi e Federico Novati. Attenzione, un 9 vicino alla riga del 10 per Morello, ma non credo che tocchi. Invece c'è un altro 10, quindi dovrebbe essere un 29-29. C'è quella freccia in alto di Morello che sarebbe da rivedere. Così a naso non mi sembra che tocchi la riga del 10, ma forse è meglio che sia un giudice di bersaglio a dirimere il dubbio. Tanto continuo a vedere che continuano a crescere i follower. Tanto io stavo andando a guardare su UArco. A noi ce ne mancano solo 10 di follower su UArco per arrivare a cifra d'oro. Ieri ne abbiamo fatti 20, ne mancano solo 10 entro la fine. No, scusami, io ho appena rifresciato la pagina e mi dà già 8500. No, perché? Come? Tu sei aggiornato, quindi, io no. E quindi siamo, eccolo, risultato abbiamo raggiunto abbiamo i 30 raggiunto che mancavano, grazie a questi ultimi punto, 30. Attendiamo. Ma grazie anche a tutti gli altri 8480, chiaramente, ma questi, scusate, 4870, questi, esatto, 30 ovviamente non li citiamo perché non abbiamo il tempo, ma lo faremmo volentieri. Assolutamente sì, a questo punto abbiamo raggiunto gli 8500 iscritti. Andiamo a vedere invece, sempre riguardo i numeri, i punteggi parziali che vi interesserà sicuramente di più. Marco Morello e Max Mandia sono sul 3-1 per Morello. L'altra sfida vede 3-1 Matteo Santi su Federico Novati, anche in quel caso un 29-29 nell'ultima volée. Le altre semifinali, quelle femminili, vedono Claudia Mandia avanti 3-1 su Chiara Rebagliati, volée da dimenticare per Chiara, un 29-25 come parziale. 3-1 per Tatiana Andreoli su Lucilla Boari, anche qui un testa a testa. Dopo il 29-29 iniziale, 30-29 per Tatiana Andreoli. E allora si va avanti con il terzo set. Tanto diversi vostri commenti che sostenevano i via via i campioni che si sono, gli atleti alternati sulle linee di tiro dagli ottavi fino a questa semifinale.
nostri messaggi da casa. Vedi, Gianni Guglia ci scrive: sono io la 8500esima, grande, grazie Guglia. Ora però non dobbiamo fermarci qui, naturalmente. Prossimo step sono 9000 a questo punto. Eh sì. Diamocelo come obiettivo di questa stagione di eventi, nemmeno. Campionati italiani di società solo. No, metà stagione. Diciamo che al Targa, che vabbè, siamo già a ottobre. Inizio ottobre. No, per quello che dicevo, entro la stagione, arrivare a 500, incrementare di 500. No, diciamo, minimo, poi se ne arrivano di più, nessuno. Alla presentazione delle squadre che andranno a Tokyo, dobbiamo arrivare a questi 500. Questo è l'obiettivo. Lanciato, via. Allora, abbiamo 2-10 e un 9. Ma un lapsus da dita incrociate per la presentazione delle squadre che andranno a Tokyo. Sì, nel assolutamente. Senso che ben augurante nell'ipotesi che davvero a Parigi riusciamo a ottenere il colpaccio come avevamo fatto in precedenza. Beh, non solo per il paralimpico, squadre, no, intendo, certo, erano il settore paralimpico e olimpico, però la speranza è davvero che siano le squadre, come ci siamo sempre ben abituati a raccontare nei giochi a cinque cerchi. Proprio così, intanto 2-10 per Massimiliano Mandia, manca una freccia al termine all'atleta salernitano. Secondo me. Un 9 dovrebbe essere un 29. Dovrebbe essere 29-29, anche se c'è questo 9 con asterisco per Mandia. Bisogna quindi rivedere. Allora, comunque erano tutti match sul 3-1. E quindi nessuno di questi sarebbe stato comunque deciso da questa volée, come ha ben descritto in precedenza Gabriele. Si vince arrivando a 6 punti. Lucilla Boari e Tatiana Andreoli, eccole qua, entrambe atlete delle Fiamme Oro. Allora, vediamo un po'. Marco Morello era 29-29, quindi Marco Morello 4-2 su Massimiliano Mandia. Poi le altre sfide, Matteo Santi avanti 5-1 su Federico Novati. Semifinali femminili, Claudia Mandia avanti 4-2 su Chiara Rebagliati, hanno pareggiato il terzo set e hanno pareggiato il terzo set anche Lucilla Boari e Tatiana Andreoli. Lucilla Boari è avanti 4-2. A questo punto invece il prossimo set può essere decisivo in tutte e quattro queste semifinali che sono in svolgimento qui dalla Fiera di Rimini, padiglioni B5 e D5. Per il 48esimo campionato italiano indoor. Un anno fa eravamo qui, poi successe quel che successe e adesso con le mascherine riusciamo comunque ad assegnare a un anno e poco più di distanza i tricolori assoluti. Nella quasi stessa situazione di un anno fa, ai noi. Esattamente. Allora si ricomincia, eccolo Marco Morello, aeronautica militare, atleta torinese, un 10, perfetto. Questo è Matteo Santi. Vedete anche Federico Novati.
Questa è Chiara Ribagliati. Entrambi in mira, scende Morello mentre prende il 10 Mandia. Sembra un 10 anche la seconda freccia di Mandia, 20-20. Morello chiude con un altro 10 se non sbaglio. Attenzione, freccia decisiva per Mandia. Deve prendere il 10. E arriva anche il 10 di Mandia, quindi si va sul 5-3. Da rivedere forse una freccia di Marco Morello, ma mi sembra che comunque toccassero tutte la riga del 10. Sì, direi proprio di sì. Un 30-30 quello tra Marco Morello e Max Mandia, mentre i follower crescono ancora. 107. Vediamo anche gli altri risultati, perché intanto arriva la prima vittoria e quella di Matteo Santi, si impone per 7-1 su Federico Novati, e dunque Matteo Santi che concorrerà per il titolo italiano nella finale per l'oro, finale per il bronzo invece per Federico Novati. Ancora parità nel derby delle fiamme oro, 4-4 tra Tatiana Andreoli e Lucilla Boari. Attendiamo invece l'aggiornamento del secondo match del femminile, mentre invece qui viene confermato il punteggio 30 pari in questo quarto set, con cui Marco Morello mantiene il vantaggio 5-3 su Massimiliano Mandia. E noi attendiamo fra l'altra Mandia, Claudia Mandia e Chiara Ribagliati, il risultato è paglione 36-38, c'è una chiamata arbitrale, quindi si è in fase di verifica delle frecce, eccole qui prontamente inquadrate. Queste sono le frecce di Chiara Rebagliati, che va adesso a dovrebbe essere un 28-28 da quanto vediamo in grafica, che vede quindi 5-3 per Claudia Mandia su Chiara Rebagliati. Quindi vediamo un po' se correggono anche il flipboard, ma insomma dovrebbe essere questo. Quindi ancora grande equilibrio in queste semifinali. Solamente Matteo Santi è riuscito ad avere la meglio su Federico Novati con una serie tutta da 29 punti. Novati 3-7 con ha chiuso a 28, 1-29. E quindi Matteo Santi è riuscito a portarsi sul 7-1 l'atleta umbro in forza agli arcieri Montalcino. Quinto e ultimo set dunque per giocarsi l'accesso nella finale, nelle due finali maschili e femminili, e concorrere così al titolo assoluto individuale 2021. Ovviamente a Marco Morello, nello specifico a Claudio Mandia, come sempre basta il pareggio in questo set per ottenere comunque il passaggio di turno. Marco Morello, eccolo qui, inquadrato subito al tiro, esordisce con un 10, così perfetto. Qui invece è Chiara Rebagliati, invece rinuncia alla sua prima freccia. Si prende più tempo in avvio, invece Massimiliano Max Mandia. Seconda freccia del piemontese, un altro 10. Sì, sì. E allora vuole sicuramente mettere pressione
davvero, anche se fino adesso il tappeto rosso ci ha riservato grandi emozioni sempre con gli shoot off. Tanto inizia anche Mandia. Anche qui si può notare una differenza, entrambi gli occhi aperti per l'atleta delle Fiamme Azzurre qui inquadrato in fase di mira. Invece adesso vedremo l'espressione di Marco Morello che chiude uno dei due occhi. Queste tecniche differenti, anche questi sono piccoli particolari, piccoli dettagli che ognuno sviluppa. Vedete l'occhio sinistro chiuso ovviamente. Gli è scappato sul 9 la terza freccia a Morello. Vediamo Mandia. Dopo il 10 di riga iniziale, questo, ma non lo so, 9 forse 10? Direi 9, come hanno messo in grafica. Vediamo un è po'. Una freccia che potrebbe essere anche importante. Molto importante. Tanto qua serve un 10 per... È arrivato il 10 di Mandia, sì. Però c'è quella freccia sul 9 che è da vedere, perché questa sarebbe vittoria per Marco Morello. Era proprio la condizione che dicevamo, basta pareggiare a Marco Morello, se però quella freccia, nello specifico la seconda di Mandia, toccasse la linea, e allora match aperto e soprattutto si andrebbe davvero allo shoot-off. Per lo spettacolo possiamo dire che noi tifiamo per il 10 di Mandia, ma solo per raccontare uno shoot-off che lascia sempre qualche brivido in più. Non credo sia dello stesso avviso Marco Morello. Sicuramente no. Allora, intanto sarà spareggio tra Chiara Rebagliati e Claudia Mandia. 30 a 28 per Rebagliati all'ultimo set. Si è guadagnata lo shoot-off. Ci manca ancora di sapere l'altra semifinale, quella tra Tatiana Andreoli. E allora... È ufficiale la vittoria di Marco Morello nei confronti di Max Mandia, 7 a 3 il punteggio conclusivo, 29-28 in favore di Marco Morello. Finale per l'oro per l'atleta dell'Aeronautica Militare, sarà finale per il bronzo quella per Massimiliano Mandia contro Federico Novati, mentre loro se lo giocheranno Marco Morello e Matteo Santi. Ci manca ancora il match tra Andreoli e Boari, che vado, mi sembra di aver visto dai flipboard, dovrebbe essere uno shoot off anche in questo caso. 5-5, anche frecce di spareggio per le due atlete delle Fiamme Oro. Allora, si va un po' come quando è stato l'altro ieri, che si è andato avanti a spareggi per il compound. E tra l'altro tutto il settore femminile, perché entrambe le semifinali si decidono le frecce di spareggio, quindi tutto ancora aperto fra Mandia, Rebagliati, Andreoli, Boari. E allora, intanto, visto che sono già stati definiti i finalisti dell'Olimpico maschile, andiamo a vedere un po' l'albo d'oro cosa ci dice al riguardo. Max Mandia ha sicuramente già disputato sicuramente qualche finale, stessa cosa per Morello. Adesso però vorrei andare a vedere quanti titoli sono già stati conquistati. Allora, campionati italiani indoor, andiamo all'arco olimpico che apre. Tanto bisogna vedere anche lo scorso anno. Allora, Max Mandia ha vinto il titolo italiano indoor nel 2014, 2015 e nel 2018. Lo scorso anno mi sembra che fosse David Pasqualucci il campione uscente. Adesso magari lo andiamo a rivedere. Per quanto riguarda le donne, invece, allora, Marco Morello non ha mai vinto il titolo assoluto indoor. Sto ricontrollando, ecco. Tanto targhe sostituite ovviamente per queste quattro frecce di shoot-off. Ricordiamo Mandia, Rebagliati, Andreoli, Boari. Si giocano queste due coppie l'accesso nella finalissima.
cerchiamo di seguire anche grazie ai cannocchiali. Andreoli ha tirato. Dovrebbe aver fatto un 10. Tatiana, che è campionessa uscente, ha vinto lo scorso anno qui in finale contro Chiara Rebagliati. Dovrebbe essere un 10 anche di Chiara Rebagliati. 10 di Claudia Mandia. E anche quello di Lucilla Boari sembrerebbe un 10, quindi tutte e quattro sul 10, ma ricordiamo che la sfida è a coppie, Mandia è opposta a Rebagliati, Andreoli e Boari, ma di fatto nulla cambia. Se fossero tutti e quattro 10 sicuramente saranno molto impegnati i giudici di gara nell'andare a misurare quali sono le frecce più vicine al centro. E allora qui giudice di gara Stefano Murgia, che non necessita di misurazione. Allora, vittoria tanto Tatiana qui. Andreoli, se non sbaglio. No, Claudia Mandia. E Claudia Mandia. Claudia Mandia. Quindi, e Lucilla Boari. E Lucilla Boari. Allora, quindi sarà finale tra Claudia Mandia e Lucilla Boari. Per loro. E sfida per il bronzo tra Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati. Quindi abbiamo a questo punto il tabellone definito. Nel caso di Mandia Rebagliati, 10 per Mandia, 9 invece la freccia di spareggio dell'atleta degli Acieri Torrevecchia. Era un 10 più vicino al centro quello di Lucilla Boare rispetto a Tatiana Andreoli. Allora, tra pochi secondi diventerà vero protagonista il tappeto rosso, red carpet, qui al centro dei padiglioni B5 e D5 di Rimini Fiera. Nell'ordine assisteremo al match per il bronzo femminile, bronzo maschile, e poi oro e titolo italiano al femminile e poi al maschile. Come da copione, credo, caro Guido, che io debba lasciare a te l'onere di raccontare queste vicende, questi match, ai nostri web ascoltatori, ovunque loro ci seguano, su qualunque piattaforma, perché mi sposto al cannocchiale per lo spotting e per lo speakeraggio di queste fasi finali. E quindi fra poco la voce di Gabriele la sentirete sullo sfondo. Sottofondo. Io grazie, ti ringrazio Gabriele. Davvero per essere stato al tuo fianco in questi quattro giorni. Ringrazio tutti quanti. Appuntamento ai prossimi, sicuramente, eventi 2021. Grazie mille a Gabriele Giovine, sempre, oltre che bravo e professionale, molto disponibile per darmi una mano con queste telecronache. Allora, adesso noi stiamo preparando tutto per le finalissime. Vi ricordo che queste immagini verranno riprese anche da Rai Sport, andranno in onda su Rai Sport nei prossimi giorni. Quindi diamo tempo al comitato organizzatore per mettere a posto tutto quanto e poi torneremo in cronaca diretta per seguire insieme a voi le varie finali. La prima sarà quella tra Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli. Io ritorno tra pochissimo in diretta.
pronta a scoccare la prima freccia in questa finalissima. Oh. 26 punti, potrebbero essere 27. Stavo cercando di... Eccola qua, Stefano Murcia dà ufficialmente la vittoria del titolo italiano assoluto per Cinzia Noziglia, atleta delle Fiamme Oro. Tutto un po' strano perché dopo un anno diciamo che è quasi come la prima volta, perché diciamo non ero più abituata, ecco. Ci sta la domanda di rito, come si sta su quel tappeto rosso? Allora, dirti bene... No, però sinceramente neanche male. Cosa succede durante una finale? Allora, io cerco di isolarmi, nel senso cerco di non guardare quello che sta facendo l'altro, cerco di non guardare quello che devo fare, quanto mi manca e tutto. E diciamo che il mio obiettivo è quello lì. Tante volte dici, vabbè dai, mi basta fare 7, magari è la volta che fai 6, ecco. Quindi io diciamo che cerco di levarmi da tutto. Com'è sfidare Cinzia Noziglia? È una bella sfida, insomma, cioè è una campionessa e quindi ovviamente ci si aspetta che faccia molto bene e sono contenta di averla sfidata, insomma, però. Questo è il primo titolo assoluto indoor che vinci. È vero, confermo. Sì, è vero. Mi è capitato di vincere la classe e poi alla fine con gli scontri ho fatto qualche finale per loro, ma l'ho sempre persa. E stavolta, dai, è andata bene. Le master in questo inverno sulle 60 frecce. Per cercare di vincere il suo primo titolo italiano assoluto, ma vuole fare anche altrettanto Fabio Viviani. Resollare. Vediamo adesso Fabio Viviani del parce. E allora la vittoria ufficiale, titolo italiano assoluto per Fabio Viviani, arcieri del parce Sant'Albino, la società. Siamo qui con Fabio, campione italiano assoluto arco nudo maschile all'Indoor di Rimini 2021. Come ti senti? La sensazione è sempre strana, quella di arrivare primi assoluti poi in un campionato di livello, insomma, ne parlavamo prima con gli altri, è sempre, sempre importante, è sempre bello, è sempre strano perché è stata una gara combattuta da questa mattina. Gli scontri stessa cosa e è una sensazione solo particolare. Tutto qua. Hai battuto Ferruccio Berti che in questa stagione indoor ha realizzato tantissimi record mondiali arco nudo. È una vittoria ancora più importante per te? Sicuramente sì, infatti nelle stranezze che dicevo ci sono anche queste. Ho avuto possibilità di battermi appunto con Ferruccio che conosco da anni. Ho avuto altre volte possibilità di battermi con lui, ma ha sempre vinto lui. E quindi sì, ha sicuramente una valenza maggiore questa medaglia d'oro. Inutile chiedere... Non sei soddisfatto di questo risultato, vero? No, purtroppo no. Però ho tirato male, quindi mi merito di aver perso. Dopo una stagione indoor con tantissimi record del mondo, tutti si aspettavano l'oro assoluto, anche tu? L'oro assoluto intanto è un po' una lotteria, perché non è che sia così più forte e automaticamente vince. Però insomma, in quelle tre frecce che devi tirare, devi effettivamente poi fare centro. Io non l'ho fatto, l'ha fatto il mio avversario e quindi, ahimè, a volte anche solo per poco si perde, ma d'altronde è giusto così, chi va più vicino al centro vince e quindi, ahimè, ho perso per la sesta volta, dopo 6 finali, anche questa finale, ahimè, non fa per me. Sarà per il prossimo anno magari. Dire che vincerò la finale 3D e l'Alter Field. Grazie mille Ferruccio. Grazie a te. Siamo sulla strada giusta per ritornare alla normalità, quindi
benvenga e speriamo di continuare così. Penso mai a non vincere la medaglia, magari se arrivo alla fine con tanti punti di svantaggio allora bene, però non penso mai a cavoli questa l'ho persa. Cerco sempre comunque di fare meglio, di recuperare lo svantaggio se sono sotto o di mantenere il vantaggio se sono sopra. Cerco di focalizzarmi più che altro sui passaggi del mio tiro. Non dire devo fare 10 per forza perché sennò mi perdo di concentrazione, quindi devo sempre comunque rimanere focalizzata sul mio tiro e ripetere i passaggi freccia per freccia. Sono solo la veterana delle donne, ma anche quella degli uomini, quindi si sente un pochino l'età che avanza e i giovani arrivano, entrano sempre di più ed è un bene perché comunque c'è un po' di ricambio. Però c'è sempre, sicuramente ci sarà sempre qualcosa da imparare anche dai più giovani, quindi non azzardo nessun pronostico. È un'emozione fortissima, ho ancora il cuore a mille. L'assoluto vuol dire confermare tutti gli allenamenti che si fanno, tutto l'impegno che ci si mette, perché sapevo che stavo giocando la posizione e ci tenevo a risalire in classifica vista la gara di qualifica. Nelle gare precedenti mi ero sempre fermata al primo scontro. È una grande emozione, però è anche rassicurante perché so comunque di essere contro un'avversaria valida e è veramente una bella cosa. Gli scontri hanno sempre la stessa tensione, quindi non c'è una vera tensione vera e propria, però ogni freccia ha sempre la sua tensione. Ogni freccia a sé, va sempre tirata nel centro. Significa aver vinto maggior parte del 2020 che non c'è stato e l'inizio del 2021. La freccia più difficile è la prima della qualifica, perché ti passano tutti gli allenamenti che hai fatto fino adesso. Quindi i 4-5 mesi che passi in palestra per tirare sono tutti in quella prima freccia, quindi è subito lì. E poi all'ultima freccia perché comunque stai firmando il contratto per la vittoria. Spero che si apra una finestra, una porta per il futuro. Mi devo un attimo assestare, però ce la metteremo tutta per essere pronti. Dammi un mese e mezzo e ce la farò. Ho il cappellino di Batman perché Batman è l'unico che mi dà soddisfazioni ed è l'unico supereroe che non ha superpoteri, dove solo lui è il vero supereroe.
Allora, siamo in attesa, dovrebbe essere quasi tutto pronto. Gli arcieri sono pronti, almeno credo. Sì, li vedo. Stanno controllando le ultime cose, i giudici di gara stanno controllando le ultime cose e penso che tra pochi secondi verranno chiamati all'interno del campo di gioco. Eccole qua, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati. Vedete il presidente Scarzella, intanto andiamo a vedere Vedete anche Giorgio Botto in attesa delle finali. E allora, questo è invece il dietro le quinte, cioè coloro che andranno a recuperare le frecce. Gli scoristi e il giudice di targa, che è Marco Migliorati, agli score Emiliano Lazzara, mentre il giudice di gara del primo match sarà Giorgio Briozzo. Ogni match verrà affidato a un diverso giudice di gara. Qua vedete Marco Morello che parla con Giorgio Botto. Sante Spigarelli. Questo è il grande Aldo Maccarinelli. E qui ci sono dei coach a destra, vedete Matteo Bisiani che partirà alla volta di Porec con la nazionale. Ricordiamo ancora i convocati nell'Olimpico maschile, la gara sarà dal 15 al 21 marzo. Nell'Olimpico maschile Marco Morello, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Yuri Belli, Marco Gagliazzo, Alessandro Paoli. Sono stati in gara tutti quanti qui, a parte Mauro Nespoli e Marco Gagliazzo. Arco Olimpico femminile, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati, Tania Giada, Giaccheri, Cara Nerva, ed Elena Tonetta. Nel compound maschile invece convocati Marco Bruno, Jesse Sutte e Valerio Della Stua. Bruno ha vinto il titolo italiano indoor qui. Mentre compound femminile Marcella Tonioli, Elisa Bazzichetto ed Elisa Roner. La Bazzichetto che ha chiuso con il secondo posto assoluto qui a Rimini, Marcella Tonioli con il bronzo assoluto. Insieme a loro ci sarà Sante Spigarelli come capodelegazione, poi l'assistente del coordinatore tecnico Giorgio Botto e i tecnici dell'Olimpico Matteo Bisiani, Natalia Valeva, Amedeo Tonelli, il tecnico del compound Flavio Valesella,
il preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti, il fisioterapista Andrea Rossi e lo psicologo Manolo Cattari. Questo è il team che accompagnerà gli arcieri azzurri a Poreč, programma di gara che prevede l'arrivo per domenica e lunedì, poi martedì ci saranno i tiri di prova, mercoledì la qualifica, le 72 frecce a 70 metri per gli olimpici, 50 metri per il compound e poi eliminatorie il giovedì, altre eliminatorie dai sedicesimi fino alle semifinali il venerdì e infine sabato le finali individuali. Domenica, giornata di ritorno, ma torniamo qui a Rimini, torniamo ai padiglioni della Fiera di Rimini per seguire le finali di questi campionati italiani indoor. E allora, al bersaglio numero 1 Chiara Rebagliati, arcieri Torrevecchia, al bersaglio numero 2 Tatiana Andreoli delle Fiamme Oro. Gruppo sportivo della Polizia di Stato, sarà Giorgio Briozzo, lo vedete inquadrato, ad arbitrare il match. E allora si comincia. Sfida vale il bronzo assoluto, arco olimpico. Inizia con un 9 Tatiana. Risposto con un 10 la Rebagliati, un altro 9 per Tatiana Andreoli. Diamo Chiara Rebagliati. Un 10, sono due 10 consecutivi. Chiude a 28 Tatiana Andreoli. Con un 9 si porta sul 2-0 la Rebagliati e arriva invece un 30 che vale il 2-0. Vediamo nella tribunetta dietro il campo, abbiamo riconosciuto Giorgio Botto, mentre rivediamo le immagini del tiro di Tatiana Andreoli. Giorgio Botto, Elena Forte, neoconsigliera federale insieme a Carla Di Pasquale, che è arrivata fino a questi ottavi di finale. Allora, intanto è confermato il 2-0 in favore di Chiara Rebagliati, arcieri Torrevecchia, atleta ligure, ma comincerà invece l'atleta piemontese, visto che è in svantaggio. Un 10 per Tatiana Andreoli. Risponde con un 10 Chiara Rebagliati. Dovrebbe essere un 9 quello della Andreoli. Un 9 anche per Rebagliati. Un
chiude con un 10 Tatiana Andreoli. Terza freccia anche per Chiara Rebagliati, secondo set. È un 9 di riga, scappata via, larga, era la freccia in alto, quella larga a destra. E allora dovrebbe essere 2-2, anche se c'è sicuramente una freccia dubbia da parte di Tatiana Andreoli. Allora, confermato il 2-2, si torna in parità. E allora Giorgio Briozzo dà il via al terzo set. Tatiana Andreoli, vincitrice dei giochi europei 2 anni fa, questa è una X. Arrivato un bel tiro a inizio terzo set per l'Andreoli. Risponde con un 10 Chiara Rebagliati. Un 10 ancora per Andreoli. Un altro 10, almeno così pare. Un 9 per Andreoli. Mettiamo un po' la Rebagliati. Chiude con un 10, quindi un perfect score, lo vedete in grafica, 30 punti. Che vale il 4-2 in favore dell'atleta ligure, allenata da Riccardo Franzi. Confermato il 4-2, sarà Tatiana Andreoli a cominciare questa secondo set e questo quarto set. Sa che non può perdere questa volée, altrimenti il bronzo andrebbe direttamente a Chiara Rebagliati. Inizia con un 9. Vediamo la risposta della Rebagliati. Molto bene sul 10. Un 10 anche per Tatiana Andreoli adesso. Seconda freccia. Vedete? Sullo sfondo Jacopo Cimmarrusti, il preparatore atletico degli azzurri. Attenzione, un 8 per Rebagliati, eccola lì, larga a destra. 9. È arrivato un 9 per Tatiana Andreoli. 10. È arrivato il 10 della Rebagliati che le permette di portarsi comunque sul 5-3.
E adesso vediamo il percorso delle due atlete. Chiara Ribagliati ha vinto allo shoot-off su Elisabetta Miino e poi ha perso appunto allo spareggio contro Claudia Mandia. Due modi diversi per ottenere lo stesso parziale, 28 pari, 1 punto a testa, ma rimane in vantaggio Chiara Ribagliati, 5 a 3. Prossimo sarà il quarto set, ancora una volta, 30 a 60, questo non tirerà per primo. Tatiana Andreoli inizia bene con un 10, in questo caso per Ribagliati che vedete in mira. Basterebbe anche il pareggio del 7 per portarsi a casa il bronzo. Piazza un 10 l'atleta ligure. Allora la risposta della piemontese sul 10. Un 9 per Ribagliati. 10. E allora chiude con un 30 Tatiana Andreoli. Un altro 9. E allora a questo punto si va alla freccia di spareggio. Si va allo shoot off, riesce con un 30 a tirarsi fuori dai problemi Tatiana Andreoli. Confermato lo spareggio. Intanto mi scrive Mauro Nespoli che mi ha un pochino chiarito la motivazione della sua assenza al campionato, visto che era comunque iscritto, sempre questioni relative a quarantene, siamo sempre in questa situazione, quindi è in attesa di un tampone di controllo per poter uscire. Naturalmente la situazione mette a rischio anche la sua partecipazione alla competizione di Porec in Croazia. E anche per questa freccia di spareggio sarà Tatiana Andreoli al bersaglio numero 2, tirare per prima. E allora, battito cardiaco. Una freccia a decidere chi si porta a casa la medaglia di bronzo ai tricolori indoor di Rimini. 10. Intanto la mette nel 10 Tatiana Andreoli. Vediamo Chiara Ribagliati se riesce a fare meglio. 10. Un 10 anche per lei. Mi sembrano molto simili queste due frecce. Con ogni probabilità Marco Migliorati, il giudice di targa, dovrà misurarle per riuscire a... E infatti c'è la misurazione in atto con il compasso. E allora la vittoria! La vittoria
E allora, la vittoria è stata data a Tatiana Andreoli, il suo 10 era... No, è un doppio shoot-off allora. Hanno la stessa distanza le frecce, apposta c'è il cambio della targa, non sono riuscito a vedere il gesto del giudice di gara, si allargava entrambe le braccia oppure no, e cioè in segno di shoot off. E quindi c'è un secondo spareggio a questo punto. Allora, si va al secondo spareggio. Secondo spareggio per Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati. Eccola, Tatiana Andreoli. 9. Questo è un 9 alto. A questo punto ce l'ha la possibilità Chiara Rebagliati di migliorare questa freccia della Andreoli. Arriva il 10, allora la medaglia di bronzo. Questa volta non c'è dubbio, non serve misurazione. Se la prende Chiara Rebagliati, Arcieri Torrevecchia, gesto d'intesa con Tatiana Andreoli delle Fiamme Oro, campionessa uscente. Tatiana Andreoli aveva vinto lei la finale dello scorso anno proprio come contro Chiara Rebagliati, e quindi si ribalta la situazione. Questa volta vince Chiara Rebagliati, ma non era la sfida per il titolo, era la sfida per il bronzo assoluto. Comunque un ottimo risultato per l'atleta savonese, che si porta a casa la medaglia di bronzo assoluta qui dell'arco olimpico. Un quarto posto un po' amaro per Tatiana, visto che ha perso dopo un doppio spareggio, proprio a far capire quanto fosse stata equilibrata questa sfida. E adesso si prepara tutto per la finale per il bronzo maschile. E allora adesso ci sarà la finale per il bronzo tra Massimiliano Mandia delle Fiamme Azzurre e Federico Novati, Arcieri La Sorgente. Thank you.
E allora Massimiliano Mandia, che è insomma atleta esperto delle Fiamme Azzurre, ha già vinto il titolo italiano assoluto indoor, ha giocato più di una finale, mentre per Federico Novati questa è un po' una prima volta. Atleta della società lombarda. Questo invece è Massimiliano Mandia, salernitano, inizia subito con un 10. Federico Novati nove forze 10 per Mandia. Mentre Novati, vediamo cosa aggiunge al 10 iniziale. Un altro 10. E allora sul 9 la terza freccia di Mandia potrebbe essere un 28, ma anche un 29. 10. Chiude intanto con un 30 Federico Novati, meglio non avrebbe potuto fare. Atleta comasco, classe 2002. Mentre questa è l'intervista a Chiara Ribagliati, che comunque verranno recuperate successivamente. Tanto noi a breve torneremo in cronaca diretta con la gara. È riuscito a cominciare alla grande questa sua finale Massimo Federico Novati con 3-10. Apre con lo scuola perfetto Federico Novati, 30. Riproviamo. Allora noi comunque torniamo in cronaca diretta. Sarà Max Mandia a cominciare in virtù dello svantaggio. Inizia con un 10 Mandia, vediamo Novati che aveva cominciato alla grande con un 30 al primo set. 10. Prosegue con il quarto 10 consecutivo l'atleta comasco. Questo invece è Massimiliano Mandia, salernitano, in forza alle Fiamme Azzurre, un 10 anche per lui, quindi a 20 punti. E va avanti a suon di 10 Federico Novati. Allora un altro 10 per Mandia, chiude con 30 punti. Vediamo se riesce a pareggiare il conto l'atleta lombardo degli arcieri La Sorgente. 10, 10.
chiude con un altro perfect score. Allora, un punto ciascuno, era avanti 2-0 Federico Novati e adesso si va sul 3-1. Siamo qui con Chiara Rebagliati, live, medaglia di bronzo assoluto femminile arco olimpico. Come ti senti? Sono sicuramente molto emozionata, soprattutto perché dopo un anno che non si disputava un campionato italiano c'è sempre un po' di emozione, un po' di tensione quando si gareggia, specie sul campo centrale dove al mio fianco c'era Tatiana Andreoli, che è una mia compagna di nazionale. E già l'anno scorso eravamo nel match assieme per la medaglia d'oro, quest'anno per la medaglia di bronzo, anche con il doppio shoot-off sono riuscita comunque a mantenere una certa tranquillità e concentrazione, quindi sono molto contenta. Non una, ma due frecce di spareggio per decretare la vincitrice di questo incontro. Come si mantiene la calma in questi casi? Mi sono concentrata più che altro sul tiro e su quello che volevo realizzare, quindi ho cercato di rimanere tranquilla, aiutandomi anche con la respirazione, quindi è andato bene e sono contenta. E allora avete sentito le parole di Chiara Rebagliati, qua nel frattempo si torna in diretta per questo match che vede in vantaggio Federico Novati, Arcieri La Sorgente contro Massimiliano Mandia delle Fiamme Azzurre che sono il gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria, fa capo al Ministero della giustizia. E allora vedete il giudice di gara Francesca De Prospo che dà il via al terzo set, sarà nuovamente Massimiliano Mandia a cominciare, considerando che è sotto 3-1. Inizia con un 10 Mandia, aveva chiuso il secondo set con un 30, adesso Federico Novati. Una X per Novati che continua ad andare avanti a suon di 10. Seconda freccia, terzo set, Massimiliano Mandia, un 10 anche per lui. E avete visto, rilasciato subito dopo il clicker, è arrivato un altro 10 per Novati, che sta sicuramente tenendo bene la tensione di una finale. 9 forse 10 per Mandia, da rivedere questa terza freccia dell'atleta delle Fiamme Azzurre. Adesso Federico Novati chiude il suo terzo set con una freccia larga sul 9, è il primo 9 della sua finale per il bronzo. Dopo 8-10 consecutivi è arrivato il primo 9 per Novati. Che può rimproverarsi davvero poco fino adesso, a parte questa freccia scappata un po' larga a sinistra. Qui vedete due atlete che attendono la loro finale. Allora attenzione, la freccia di Mandia toccava la riga e quindi non è 4-2 per Novati ma diventa 3-3, e questo è un modo per rendere naturalmente il match ancora più equilibrato.
era un 10 di riga quella terza freccia di Mandia, che quindi vale 'Sarà comunque Massimiliano Mandia a cominciare. Un 10 per Mandia. Adesso è lui che sta inanellando una serie consecutiva di 10. Federico Novati, Arcieri La Sorgente. E arriva un altro 10 anche per lui. Ad ora la risposta di Massimiliano Mandia. 10. Altro 10 per Mandia. Vediamo la risposta di Novati. E allora l'atleta mancino piazza un 10 anche lui. Ancora parità. Veramente regna l'equilibrio in questa sfida. E allora chiude con un altro 30 Massimiliano Mandia. Vediamo se riesce a fare altrettanto Federico Novati. 9. La terza freccia gli costa il set, che va a vantaggio di Massimiliano Mandia, che si porta quindi sul 5-3. 30-29 il parziale. L'ultima freccia di Novati è sicuramente fuori dal cerchio del 10 e quindi possiamo dare per certo il 5-3 per Massimiliano Mandia, che a questo punto ha la possibilità anche di pareggiare il prossimo set per portarsi a casa la medaglia di bronzo. E allora, cambiato tutto a questo punto, è Federico Novati a cominciare, visto che è lui adesso in svantaggio. 9, forse 10. Sembrerebbe un 10 quello di Novati. Massimiliano Mandia. 10. Questo è un 10 sicuro. E allora è arrivato il 10 di Novati. Un altro 10 per Mandia. Dopo il 28 iniziale ha messo insieme solo 10. Novati, vediamo come chiude. 10. Chiude con un 10 Novati, è da vedere quella prima freccia. Mandia comunque con questa freccia può garantirsi il bronzo, decisiva.
Attenzione, un 8 che a questo punto porta allo spareggio, comunque sia la sfida. È proprio scappata via questa freccia decisiva per Massimiliano Mandia, avrebbe anche potuto pareggiarlo il conto. E Massimo Novati si ritrova ancora in gioco, forse aveva perso la speranza perché aveva la freccia del match point. Vediamo se era un 30 quello di Novati o un 29, ma cambia pochissimo. Ha comunque, attraverso l'8 del suo avversario di Massimiliano Mandia, potuto guadagnarsi lo shoot off, freccia di spareggio. E allora adesso freccia decisiva. E allora, nella speranza che non compaia sul campo Dark Fener, vedremo come andrà a finire questa sfida che vale il bronzo qui a Rimini, 48esima edizione dei campionati italiani indoor, organizzati dall'Arco Club Riccione col supporto del Comitato Regionale Fitarco Emilia Romagna e diverse altre società con volontari che si sono spesi per permettere a quasi 900 atleti di competere in massima sicurezza in questi 4 giorni di gare. Questi sono gli ultimi scampoli di questo campionato italiano. E questa è la freccia di spareggio tra Massimiliano Mandia e Federico Novati. Max Mandia al tiro. 10. Adesso tocca a Federico Novati, arcieri la sorgente. 9. È un 9. E allora vince Massimiliano Mandia questa medaglia di bronzo, è arrivato fino in fondo Massimo Novati, complimenti anche con il coach degli arcieri La Sorgente, complimenti con Tito Paris delle Fiamme Azzurre. E allora si porta a casa il bronzo Massimiliano Mandia. È un quarto posto assoluto per Federico Novati, che comunque ha condotto una bellissima gara, è arrivato a giocarsi una medaglia assoluta e non è da tutti per l'atleta classe 2002, l'atleta nato a Como di Olgiate Comasco. Vediamo che insomma, è un atleta che è ancora appartenente alla categoria juniores e quindi sicuramente di prospettiva. Un complimento a lui e alla sua società, sta dimostrando insomma di essere sicuramente in crescita e chissà se arriverà anche per lui una maglia della nazionale. Naturalmente il giocarsi una medaglia ai campionati italiani ti dà una possibilità per essere preso in considerazione. E adesso anche per Federico ci sarà la possibilità di dare 2 battute
E allora vediamo se riusciamo a tirar fuori due battute da Federico Novati. Abbiamo scoperto che Massimiliano Mandia invece dovrà rientrare in campo perché seguirà, diciamo, nelle vesti di tecnico la sorella Claudia, che si andrà a giocare a brevissimo la medaglia d'oro, anche perché la prossima sfida è proprio quella dell'oro olimpico femminile. Intanto vediamo un po' i vostri messaggi. Allora Giovanni dice: grandissimo Federico, un grazie anche a Silvana che lo segue con passione. Dai Fede, bellissima ripresa sul clicker. È vero Cristina, è stata una bella ripresa. Forza Federico! Salvatore pone la questione del sessismo addirittura per l'ordine delle gare. Vabbè, ormai è un po' sfuggita di mano questa situazione. Elena aveva scritto prima: non so per chi ti fare, che vinca la migliore. E allora, sono entrate in campo le atlete che si giocheranno la medaglia d'oro, il titolo italiano assoluto. Al bersaglio numero 2 l'atleta delle Fiamme Oro, Lucilla Boari, e al bersaglio numero 1 l'atleta delle Fiamme Azzurre, Claudia Mandia. E allora, vediamo un po'. Come andrà la sfida con Lucilla Boari, che tira la prima freccia. Sul 10. Ed ora Claudia Mandia. Sul 10 anche lei, parità per il momento con l'atleta 9 lombarda, che mette la seconda freccia sul 9. Ed ora Claudia Mandia salernitana, come il fratello che sta nel box dei tecnici alle sue spalle. 8. Attenzione, un 8 per Mandia, che dà la possibilità alla Boari di portarsi sul 2-0 anche solo con questa freccia. 10. E allora arriva un 10 che le permette di portarsi sul 2-0, perché siamo 29-18, anche con un 10 Claudia non riuscirebbe a pareggiare il conto. 10. È arrivato il 10, ma non è sufficiente. Quindi 2-0 per Lucilla Boari in questa sfida. Eccoci con Federico Novati dopo la finale per la medaglia di bronzo. Hai perso allo shoot-off contro un grandissimo campione. Come ti senti? Vabbè, sono soddisfatto, quello sicuro. Potevo far meglio l'ultima freccia, però vabbè, è andata così e basta. Sei arrivato fino al tappeto rosso. Come esserci? Vabbè, bello, un bel colore. Oh, vabbè, non ero teso, sì, ma non ero troppo agitato. Per quello ero anche abbastanza tranquillo in realtà. Non... Sei riuscito a mantenere la concentrazione e scoccare sempre 10 e 2-9. Come si fa in quella situazione a rimanere così concentrati? Boh, cioè almeno per me è bastato non pensare al gesto, non pensare a niente. Semplicemente vivere il momento e star lì e basta. E allora avete sentito le parole di Novati, che ha chiuso con un quarto posto. Massimiliano Mandia adesso è in mezzo al campo dietro alla sorella Claudia,
che comincerà per prima il secondo set in virtù dello svantaggio, perché è Lucila Buari che ha vinto 2-0 la prima tornata di frecce. Adesso Claudia Mandia, fiamme azzurre, e con un 10 vediamo Lucila Buari. Atleta del Mantovano, sul 10 la prima freccia di Lucila. Un 10 ancora per Mandia. Vediamo la seconda freccia della Boari. Un altro 10. E allora chiude con un 29 Claudia Mandia. Vediamo se Lucila Boari approfitta di questo 9. Le serve un altro 10. Dovrebbe essere una freccia dubbia, potrebbe toccare la riga del 10. In questo momento in grafica vedete un punto ciascuno, 3-1, ma va rivista dal giudice di targa Marco Migliorati, insieme a lui Emiliano Lazzara agli score, mentre il giudice di linea di questo match è Linda Caneva. Vediamo un po' se viene assegnato quel 10 oppure no. E allora sì, viene dato il perfect score, quindi Lucila Boari si porta sul 4-0. Lucila Boari che con Claudia Mandia ha condiviso non poco, sono state autrici della qualificazione dell'Italia ad Antalya nel 2016, un mese prima di partire per i giochi di Rio, dove sono andate insieme a Gwenda Sartori, un terzetto che ha veramente stupito tutti. Non erano date come possibili vincitrici del torneo di qualificazione olimpica e invece sono andate lì e si sono qualificate. Poi sono andate a Rio, al Sambodromo, come outsider, e invece hanno macinato vittoria su vittoria fino ad arrivare alla semifinale, una semifinale che sembrava cosa fatta. Poi veramente all'ultima freccia è sfumata la vittoria e le azzurre si sono ritrovate a giocarsi il bronzo, un bronzo che poi anche in quel caso è sfumato all'ultimo momento. Quarto posto dell'Italia, che resta il miglior risultato di sempre dell'Italia femminile a giochi olimpici. Queste due atlete che state vedendo in gara sono state le protagoniste insieme a Gwendalina Sartori. Claudia Mandia sul 10, la risposta a Lucila Boari. Un 10 anche per Lucila. Claudia Mandia sa perfettamente che non può perdere il set per non lasciare la vittoria alla... dalla sua avversaria. Però freccia sbagliata per Mandia in questo terzo set, un 8 forse 9. Subito ne approfitta Lucila Boari. Vediamo come va a chiudere questo terzo set l'atleta campana. Chiude con un 10, ma naturalmente quell'8 forse 9 dà la possibilità a questo punto a Lucila, anche con questa freccia, di portarsi a casa il titolo italiano assoluto. E allora è da rivedere, perché un 9 vicino al 10
sarà il giudice di targa Marco Migliorati a farci capire effettivamente come è andata. Tanto, dando a rivedere un po' l'Albo d'Oro, Lucilla Boari ha vinto il suo titolo italiano indoor assoluto nel 2017, mentre per Claudia Mandia era arrivata la vittoria l'anno precedente nel 2016. Insomma, per entrambe sarebbe il secondo titolo italiano assoluto in questa disciplina che è l'indoor, ben sapendo che un po' tutte le atlete del Giro della Nazionale cercano di allenarsi anche in pieno inverno sulle lunghe distanze, perché quello che interessa sono le Olimpiadi. È arrivato il secondo titolo italiano assegnato a Lucilla Boari. Lucilla Boari vince l'oro, l'abbraccio con Claudia Mandia, che abbraccia anche il fratello, quindi argento assoluto per Claudia Mandia, medaglia d'oro e titolo italiano assoluto per Lucilla Boari delle Fiamme Oro. Molto chiara, e ovviamente puntavamo entrambe a vincere sia l'anno scorso che quest'anno, quindi quest'anno è andato meglio a lei, magari il prossimo anno andrà meglio a me. State per partire per Porec, quindi l'attenzione adesso è a 70 metri. Come può un campionato italiano indoor aiutarvi come allenamento? Beh, sicuramente ci ha aiutato a ritornare nel mood della gara. Sicuramente quello lì ha aiutato tantissimo, anche perché la gara, quelle che io definisco le gare della domenica ti aiutano, però non tantissimo. Comunque, anche essendoci gli scontri e tutto, soprattutto la parte scontri, a me è servita tantissimo anche in previsione per Porec e per ovviamente Tokyo. C'è stata una freccia più difficile delle altre oggi? Potrei dire, allora, sicuramente il primo shoot-off che abbiamo fatto in finale ero un po' agitata, molto agitata, però sono riuscita comunque a tirarci fuori qualcosa, ecco. Il secondo, onestamente, devo dire che non ero per niente agitata, ero abbastanza sicura, ma non è andata benissimo, quindi sicuramente direi il primo shoot-off. Guarda anche di là, poi quando rispondi ogni tanto così ti vedono anche lì. È stata una finale con non una ma due frecce di spareggio. Non è ormai una rarità in questo sport. Come si tiene alta l'attenzione in questi momenti? Ma sicuramente per noi fare uno shoot off piuttosto che due, piuttosto che tre, ovviamente al primo se... E allora siamo pronti con l'ultima finale di giornata. È la finale che va a chiudere il campionato italiano indoor al bersaglio numero 1 Matteo Santi degli Arcieri Montalcino e al bersaglio numero 2 Marco Morello dell'Aeronautica Militare. Dietro Matteo Santi, Gino Focacci, un passato in azzurro per lui, adesso tecnico nonché organizzatore di competizioni. Quest'estate ospiterà lui il campionato italiano tiro di campagna nelle bellissime terre toscane. Intanto si comincia con un 10 da parte di Matteo Santi, che è atleta umbro, e questo è Marco Morello, invece torinese, che risponde subito da par suo con un 10. Matteo Santi, atleta della nazionale giovanile, nel 2019 ha partecipato alle Universiadi con la maglia azzurra. 10 anche per Morello, perfetta parità. Matteo Santi, atleta completo anche nel tiro di campagna, sa dire la sua esattamente come Marco Morello. È arrivato un 9 per Santi, 29 punti, forse 10, lo vedete in grafica. Vediamo come chiude Morello. 10, 10.
chiude con un 30, qui non c'è nessun dubbio, quindi perfect score per Marco Morello, atleta dell'aeronautica, anche lui in partenza per Poreč in Croazia. Eccoci con Lucilla Boari, medaglia d'oro assoluta a questi indoor di Rimini. Come ti senti? Beh, devo dire felice. Comunque questa gara non devo dire che non l'avevo preparata più di tanto, perché siamo prossime a una gara internazionale a 70 metri, quindi sui 18 non c'è stato tanto tempo di tirare tante frecce, però guarda, è andata, sono contenta di quello che ho fatto e soprattutto mi servirà per le prossime gare. Che differenza c'è a tirare una gara 18 metri quando appunto l'attenzione ormai è a 70? Come ti può aiutare questo indoor per la gara che si stai preparando ad affrontare? Guarda, non credo ci siano tante differenze per me, perché comunque è sempre tirare. E allora avete sentito le parole di Lucilla Boari, naturalmente l'intervista proseguirà alla registrazione. Qua torniamo in cronaca diretta, in palio c'è un altro titolo italiano assoluto, se quello di prima al femminile lo ha vinto Lucilla Boari, adesso qua in gara ci sono Matteo Santi e Marco Morello. Matteo Santi sul 10. Eccolo Marco Morello. 9. Questo è un 9, non riesce a toccare la riga del 10, la sua prima freccia del secondo set. 8. Un 8 per l'atleta ternano. Vediamo un po' come risponde. 10. Approfitta subito Morello con un 10. E allora chiude con un 10 Santi, 28 punti, ma può far meglio Morello. E allora chiude con un 10, 29 punti l'atleta piemontese, che ed ecco il replay della freccia di Matteo Santi. Sarà appunto l'atleta in forza agli arcieri Montalcino a cominciare per primo. Vedete, questo invece è Marco Morello. Un 9 per Santi, vediamo la risposta di Marco Morello, sono frecce decisive, Morello inizia benissimo con un 10, se vince questo set si porta a casa il titolo italiano assoluto. Vediamo la risposta di Matteo Santi, che deve mettere almeno un pochino di pressione sull'avversario, un altro 9, Marco Morello in mira. Maglia dell'aeronautica, attenzione, un 8 forse 9, rimette un po' in gioco Matteo Santi. Stavo dicendo Morello con la maglia dell'aeronautica, che ha creato il nuovo marchio di Mauro Nespoli, sta sponsorizzando la maglia dell'aeronautica militare. Tanto chiude con un 10 Matteo Santi, freccia decisiva per Morello.
Allora, un 9, forse 10. È tutta da vedere. Ci serve ancora l'aiuto di Marco Migliorati, il giudice di targa. Mentre vedete adesso il giudice di gara di linea è Fulvio Cantini, giudice di gara internazionale. Giudice di gara internazionale che arbitrato già a Londra 2012, arbitrerà anche a Tokyo. Vediamo Marco Migliorati che controlla. Eccola qua la maglia che vi dicevo, col nuovo marchio creato, marchio sportivo da Mauro Nespoli, che fornisce quindi adesso la linea da gara per i club e sta sponsorizzando proprio l'aeronautica militare. Un bel colpo per il nostro campione olimpico che ha creato questa linea di abbigliamento che, come avete visto, è una M e una N che richiamano un po' la forma di un arco e che richiamano naturalmente le iniziali. Attenzione! Un 9, un 10, 29, 28, 6 a 0. Pensavo a un punto ciascuno, invece queste due frecce di riga danno la vittoria al titolo italiano assoluto a Marco Morello, ed è il suo primo titolo italiano assoluto indoor. C'era andato vicino in più occasioni, ma il tricolore ancora non l'aveva vinto in questa specialità. Complimenti all'atleta torinese che abbraccia Chiara Rebagliati, la sua compagna. I complimenti anche di Fabio Tomasulo dell'Aeronautica Militare, del presidente Scarzella. E questa è stata l'ultima sfida di questo 48esimo campionato italiano indoor qui da Rimini, con la vittoria di Marco Morello, il suo primo titolo italiano assoluto. Per quanto riguarda la specialità indoor, veramente è stato il giudice di gara Marco Migliorati a decretare la vittoria conclusiva di Marco Morello, che nel frattempo riceve i complimenti dai compagni di nazionale con i quali partirà la volta di Poreč per andare in trasferta al Grand Prix europeo. Una finale con suspense con quest'ultima con quest'ultime due frecce di riga che risolvono in suo favore la finale, che vale la medaglia d'oro. Quindi, andando a ricapitolare, medaglia d'oro per Marco Morello, medaglia d'argento per Matteo Santi degli arcieri Montalcino, medaglia d'oro per Lucilla Boari nel femminile, argento per Claudia Mandia delle Fiamme Azzurre, e poi abbiamo il bronzo maschile che va a Massimiliano Mandia delle Fiamme Azzurre con il quarto posto di Federico Novati arcieri La Sorgente, e il bronzo di Chiara Rebagliati degli arcieri Torrevecchia, quarto posto per Tatiana Andreoli delle Fiamme. Eccoci in diretta con Marco Morello. Cosa significa per te questo titolo italiano? È stata una bellissima esperienza, una bella gara. Difficile ieri, oggi ancora più difficile, però sono riuscito a portarla a casa bene. E diciamo che dopo un anno fermi, la prima vera gara, un campione italiano, riuscire a fare degli scontri così bene, sono contento, mi ha fatto piacere, assolutamente. Qual è stata la freccia più difficile di oggi? Ma quando fai gli scontri, grosso modo, sono tutte frecce difficili, perché a differenza della gara dove un errore lo puoi, tra virgolette, recuperare, perdere un set, andare dietro e ti mette in difficoltà. Quindi diciamo che sono state tutte frecce difficili. Poi ovviamente la finale, qualche imprecisione l'ho fatta, siamo stati meno precisi tutti e due rispetto a quello che abbiamo fatto in gara, e sono stato bravo a essere quel poco più preciso per passare. Come vedi questo ricambio generazionale che si sta verificando su linee di tiro? Ma allora, ricambio generazionale ben venga, assolutamente, perché era un po' che giovani non ce n'era, o comunque si stava lavorando, il lavoro evidentemente sta pagando. Una piccola lancia la spezzo a favore di noi vecchi: abbiamo e stiamo preparando la stagione outdoor, perché la parte più importante è quella,
dobbiamo cercare di prendere queste carte olimpiche, e quindi forse anche un pochino questo ha dato modo a chi ha lavorato sull'indoor bene di venire fuori. C'è un allenamento che può aiutarti sia nel 18 sia nel 70 metri, visto che hai preparato entrambe le tipologie di gara? Ma allora, diciamo che non c'è una grossa differenza, perché comunque il gesto, la tecnica è la stessa. Lavorare un po' di più sul bersaglio a 18, cosa che noi non abbiamo fatto perché fino all'altro ieri abbiamo tirato a 70 metri e domani partiamo per un Gran Premio europeo, lavorare un pelino di più sul 18 può aiutare per prendere il ritmo di questa gara e per abituarsi proprio anche al diverso, un po' l'angolo di tiro e un po' anche il discorso della visuale con i tre spot, che è un po' diversa, però grosso modo l'allenamento è lo stesso. Lo stiamo chiedendo a tutti: come ci si sente su quel tappeto rosso, anche se per te non è la prima volta? Ah, è sempre una bella esperienza, un'emozione, perché avere il maxi schermo, tutti che ti guardano, i fotografi, è bello, e quindi speriamo di esserci più spesso. Grazie mille Marco. Ciao. Ok, allora devi incazzare la principessa, No, allora devi fare. No, proprio il microfono. No, tolgo. Allora devi fare la versione World Archery, dove ti tieni tu in mano il microfono da solo. Ok. E devo anche parlare in inglese? No, in italiano ti faccio. Allora, siamo in attesa della cerimonia di premiazione. Guido è dovuto occuparsi di alcune urgenze e ritornerà tra poco. Noi oggi seguiremo la premiazione in diretta, perché è stata organizzata qui sul campo centrale. Le altre le stiamo caricando online, le troverete su YouTube nei prossimi giorni, qualcuna c'è già. E quindi qua vedete una panoramica volante dei nostri arbitri, nostri giudici arbitri. Vedete i podi già preparati, tra pochissimo torniamo con la cerimonia di premiazione.
Siamo qui con Claudia Mandia. Ci fai un commento su questa finale? Allora, sono molto soddisfatta, anche se comunque quei due errorini, diciamo, mi hanno per colpa di quei due errori mi sono giocata loro, ma in ogni caso, visto l'anno che abbiamo trascorso e visto comunque che in quest'anno i miei allenamenti si sono ridotti in una stanza a 2 metri a Paia, in quanto non abbiamo avuto la disponibilità di avere una palestra e per 3 mesi ha piovuto ininterrottamente, ci siamo adattati in questo modo, quindi voglio dire, in ogni caso il lavoro che abbiamo fatto, parlo anche per mio fratello perché ci siamo allenati insieme, ha avuto i suoi frutti. Com'è essere qui in famiglia a celebrare comunque un campionato italiano? In famiglia? Perché non c'è gente, o ti riferisci a mio fratello? Perché per me, per mio fratello? Sì, perché gli altri non hanno il pubblico, tu non ce l'hai, però è tuo fratello presente. Sì, beh, per me è importante perché in ogni caso lui è molto presente nella mia vita, sì, indubbiamente privata, ma anche arcieristica, perché visto che non ho neanche potuto vedere il mio allenatore per gli allenamenti, lui, anche grazie alla mia preparatrice atletica, lui mi è stato molto molto dietro e quindi vedere anche lui diciamo salire sul podio, anche se non sul gradino più alto, è comunque una soddisfazione. C'è qualche consiglio che tu gli dai di solito? Tecnico ben poco, però ogni tanto capita, perché essendo da soli noi due ci diamo molti consigli a vicenda, più lui a me, però sì, parliamo molto. Non è la prima volta che eri su questo tappeto rosso delle finali, c'è differenza, eri emozionata lo stesso, come ti sentivi? Ero emozionata, ma non come le altre volte, perché sono venuta qua indubbiamente per vincere. Ripeto, quest'anno non è stato ovviamente dei migliori, però ero molto tranquilla, ero serena e ho affrontato proprio tutta la gara da ieri, le qualifiche, tutti gli scontri con molta serenità. Quindi sì, ero emozionata, però non come le prime volte, ecco. Ti guardi nelle telecamere, nel maxi schermo, quando sei sul campo delle finali? Ma in realtà mi isolo completamente. Ci sono io e il mio bersaglio, quindi sì, può capitare magari che uno girandosi, però non ci do molto peso. In bocca al lupo per il futuro e grazie mille. Grazie, ciao.
Allora siamo pronti a iniziare con la cerimonia di premiazione di chiusura. Allora siamo pronti a procedere, non prima però di ringraziare coloro che hanno permesso il regolare svolgimento di questo tricolore. E allora siamo pronti per la cerimonia di premiazione, la seguiremo in diretta insieme a voi visto che è all'interno del campo di gara e non esternamente come quelle dei giorni precedenti. Allora adesso ringraziamento ai giudici di gara. Patrizia Gervasi, Giorgio Briozzo, Fulvio Cantini. E allora stanno passando in rassegna tutti i giudici di gara, li abbiamo letti in più di un'occasione, ve li citiamo nuovamente, tra di loro anche giudici di gara internazionali come Fulvio Cantini che arbitrerà ai Giochi di Tokyo. Nel complesso Graziano Musolesi che è il responsabile dei giudici di gara proprio qui a Rimini, Giorgio Briozzo, Linda Caneva, appunto Fulvio Cantini, Edoardo Corbucci, Piero Dallera, Francesca De Prospo, Patrizia Gervasi, Emiliano Lazzara, Federico Messa De Ferreria, Marco Migliorati, Stefano Murgia, Roberto Peretto, Gabriele Tagliaferri e Antonio Colucci. A loro il ringraziamento per aver arbitrato in questi campionati italiani indoor, una manifestazione molto importante anche per il valore simbolico. Adesso un ringraziamento ad Andrea, no, è Bertolino che consegna, o se lo va a prendere, sì, no, va a prendersi Andrea Bertolino il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Tiro con l'Arco come comitato organizzatore, lui insieme a Raimondo Luponetti sono coloro che gestiscono l'Arco Club Riccione e infatti adesso anche Raimondo Luponetti si prende una meritata targa. Naturalmente il ringraziamento ai due dirigenti della società è da estendere a tutte le altre società che hanno dato manforte, al comitato regionale Fitarco Emilia Romagna, al presidente Lorenzo Bortolamasi che ci ha seguito in questi giorni da casa e a tutte le persone che sono state qui sul campo e che meritano davvero il plauso di tutti perché grazie a loro è stato possibile portare a termine un campionato con quasi 900 atleti in 4 giorni di gara. Non era facile anche considerando tutte quelle che sono le regole e i protocolli dovuti al Covid sulla sicurezza,
E quindi un grazie davvero di cuore a tutto il comitato organizzatore, con naturalmente un pensiero particolare a chi ha svolto il lavoro sul campo con grande passione, e permetteteci anche un pensiero particolare a Giancarlo Ferrari, che era qui come sempre a dar manforte. E adesso il podio. E allora, Chiara Rebagliati, medaglia di bronzo, medaglia d'argento per Claudia Mandia, titolo italiano assoluto per Lucilla Boari. Chiara Rebagliati, Arcieri, Torrevecchia, Claudia Mandia, Fiamme Azzurre, Lucilla Boari, atleta della Polizia di Stato, quindi delle Fiamme Oro. Podio maschile, terzo classificato Massimiliano Mandia delle Fiamme Azzurre. Medaglia d'argento per l'atleta degli Arcieri Montalcino Matteo Santi. E titolo italiano assoluto, il primo in carriera, se l'è guadagnato l'atleta dell'Aeronautica Militare Marco Morello. Ecco qua, lo vedete in grafica. E adesso la parola al presidente Mario Scarsella come cerimonia di chiusura. Vedete alle sue spalle vari consiglieri federali. Realmente ci troviamo pochi tipi con dei sei grandi campioni, con quelli che hanno fatto le finali stamattina, però vorrei ringraziare ufficialmente sia quelli che hanno collaborato al massimo e che sono riusciti a farci fare un bellissimo campionato. Quindi l'applauso grosso lo facciamo a quelli che erano vestiti di nero tutti questi giorni. E allora il ringraziamento da parte del presidente Scarsella al comitato organizzatore, a tutti i volontari per il lavoro che hanno fatto e per come si sono messi a disposizione. Adesso il ringraziamento naturalmente ai giudici di gara, senza i quali non sarebbe stato possibile portare a termine la manifestazione. Tutti quelli che hanno partecipato, gli atleti, e siccome qui abbiamo l'occasione anche di dare un grosso in bocca al lupo alla nazionale che parte domani mattina. E naturalmente adesso l'in bocca al lupo agli azzurri, la maggior parte dei quali erano proprio qui al campionato, che proprio domani partiranno alla volta di Poreč. Il mio pensiero va in questo momento a Giancarlo Ferrari, l'uomo che... E adesso l'applauso dedicato a Giancarlo Ferrari, che come vi stavo accennando poc'anzi non è stato bene l'altro giorno. Ufficialmente chiuso il campionato italiano. Naturalmente ci stringiamo tutti intorno a lui e speriamo che il prima possibile possa rimettersi in forze. E adesso la Maina Bandiera con l'inno di Mameli per la chiusura ufficiale del 48esimo campionato italiano indoor. E allora è davvero finito adesso il campionato italiano con la Maina Bandiera, quindi un ringraziamento ancora al comitato organizzatore, all'Arco Club Riccione, al comitato Emilia Romagna, alle altre società che hanno dato i loro volontari, ai volontari stessi naturalmente. Un ringraziamento ai giudici di gara per il loro lavoro.
e naturalmente un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno permesso di farvi vedere da casa la manifestazione, seguirla attraverso i risultati, attraverso la diretta streaming. Siete stati tantissimi, ci avete scritto in tanti, vi invitiamo a continuare a seguirci sui social, dal canale YouTube al profilo Facebook, Instagram, Twitter e il nuovo profilo di Twitch, dove potrete vedere anche le prossime dirette. Un ringraziamento naturalmente a chi ha permesso tutto ciò, a partire da Ardingo Scarzella e Marco Carpignano, a Gabriele Giovine che ha condiviso con me il microfono in questi giorni, Natascia Salubazze, Alessandra Pandolfi, Luca Gallarate, Luca Cremona, Rebecca Rabozzi che ha curato i social, Chiara Dal Piazza, Luca Di Valerio, Alessio Opimo e Alessio Corbucci. Grazie a tutti quanti loro per il lavoro che hanno fatto sul campo. Un ringraziamento naturalmente anche a tutti i colleghi della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Giulio Borzacchini, Carla Baraccani, Giusy De Angelis che ha fatto un po' il suo esordio qui a un campionato italiano indoor, il collega Gigi Cartoni, il nostro fotografo Filippo Corsini. Non mi resta che ringraziarvi davvero per averci seguito fino adesso e a spendere un ultimo pensiero per il grande Giancarlo Ferrari. Giancarlo, tutti quanti noi pensiamo a te, forza Gianca, rimettiti presto in piedi, sei un osso duro, un grande campione, dimostralo ancora una volta, ti vogliamo tanto bene. Grazie a tutti quanti voi da Guido Lo Giudice, noi ci rivediamo presto su UArco, naturalmente seguite i nostri canali e vi faremo sapere quando, come ci saranno le prossime dirette o comunque le prossime uscite. Grazie a tutti quanti voi, a presto, buona domenica!